Euronics Gruppo Tufano fino al 2 giugno. Super sconti fino al 30%. Normende Android TV 4K 46 pollici, tuo a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. HP Notebook con SSD da 128 GB, tuo a 299 euro. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore. Da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Per la tua pubblicità su Tifosi Napoletani chiama i numeri 081 741 3168 oppure 335 1043 250. Tifosi Napoletani è presentato da Euronics, Gruppo Tufano. Seaside, Piano Restaurant. Gruppo Parziale. Tifosi Napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Insieme che tamburo sto stadio da Luca. Napoli, Napoli,
come chi non vero tutto che la da non va. Questa è Napoli con va, ci stringi in mano con loro. Guarda di poca criata, insieme cielo, insieme mare. E colore sta città, e vai che mano, che mano, che mano. E vai che mano, va con me. E vai che mano, e vai che mano, e vai che mano, va con me. Cultura e civiltà, non ve la da scurda. Carin da su stivale, esiste sta città, non ve la da scurda. Uso de civiltà, un regno re Borbone già steva come anna. E con le tue Sicilie l'Italia è che sta ca. Napoli, Napoli, Napoli. Un lasanello, Masaniello, qua arriva. Buonasera a tutti e bentrovati a Tifosi Napoletani. Siamo pronti per entrare nelle vostre case con una nuova puntata. Gli azzurri di Gattuso questa settimana hanno concluso il campionato con un pareggio in casa contro il Verona, un pareggio che purtroppo non manda il nostro Napoli in Champions. Un Napoli che soprattutto negli ultimi due mesi ha lottato tanto, ha portato a casa tante vittorie, ma qualcosa non quadra. Cosa è venuto meno nella partita più importante dell'anno del Napoli? Cercheremo di scoprirlo questa sera con i nostri ospiti. Non solo calcio qui a Tifosi Napoletani, ma anche tanta tanta musica. Con noi stasera due artisti partenopei, giovani e bravi. Sto parlando di Luca Blindo, l'italiano fiero, ma stasera è qui per annunciarci un suo nuovo brano, quindi siamo tutti in attesa. E poi c'è il grande Mario Basile, che sta andando veramente tanto forte con il brano I Colombiani, che tra l'altro noi siamo molto fieri di questo ragazzo perché lo ha presentato proprio qui, quindi Tifosi Napoletani ha portato fortuna. Io passo alla presentazione dei nostri ospiti. Ci ha raggiunto velocemente perché stava lavorando il giornalista, direttore di TV Luna, Angelo Pompameo. Buonasera. Un cordiale e affettuoso saluto a tutti. Ex attaccante della Lazio, ma anche ex allenatore della Primavera del Napoli, Ernesto Apuzzo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Vincitore di Scudetto, Coppa UEFA, Coppa Italia, il nostro amico campione Antonio Carannante. Buonasera. Prima calciatore, poi allenatore di grandi successi, il nostro Rosario Rivellino, benvenuto. Buonasera a tutti. Ed è sempre un immenso piacere avere qui a Tifosi Napoletani colui che rappresenta l'eccellenza campana nel mondo, un grande campione, Patrizio Olivo, buonasera. Buonasera. Ecco. Ma oggi dobbiamo dirlo anche attore e cantante di successo, poi qualche volta lo ascolteremo qui in trasmissione. Un altro campione d'Italia, vincitore di Coppa UEFA, Ciro Muro, buonasera. Buonasera. Io non so, cari amici telespettatori, se voi ci fate caso, prima della trasmissione c'è una frase molto bella che cita queste parole: lealtà, amicizia, competenza, passione sono dei bei valori che definiscono comunque uno stile di vita che da circa 35 anni il nostro padrone di casa attraverso questa trasmissione cerca di portare nelle vostre case. Lì è Gennaro Montori, buonasera. Buonasera, grazie. Un abbraccio a te, Magda Mancuso. Grazie. Grazie, complimenti, sei sempre più bravo. Tra l'altro è una vita che fai questo. E hai partecipato a tanti programmi importanti nazionali. Diciamo che il calcio mi mancava, devo ringraziare te, piano piano sto imparando. Io c'era uno sport che non mi piaceva, che era la box. Benvenuti, che su Clay. Poi arrivò invece Patrizio Oliva e mi fece innamorare. Tra l'altro, il nostro amico Fratino Nazareno Melillo mi ha detto, ha scritto una cosa, ha detto che praticamente lui quando entrava sul uno del coordinamento nostro che vive a Sapri, un grande napoletano doc, tra l'altro lavorava con il Banco di Napoli in quel periodo di Maradona insieme a Ventriglia, praticamente è stato anche tra gli artefici, ha detto lui non gli piaceva la box come me, però quando vedeva uno ballare là che era Patrizio Olivi che metteva un po' insieme il ballo, la box e tutto, che praticamente era un qualcosa di particolare. A proposito, artista più che un boxer. A proposito, è andata via una grandissima ballerina che è Carla Fracci, pensando a te, gli diamo praticamente un bacio e l'ultimo saluto. Ci sono tante novità stasera per quanto riguarda un po' tutto, lo faremo attraverso te. Gennaro, prima di partire con la
trasmissione, voglio fare un saluto speciale per una pronta guarigione a tuo figlio Carmine, perché è stato operato, quindi un bacio grande Carmine. È il secondo in due settimane, poi due lutti, tre anzi. È stata una settimana un po' difficile per la tua famiglia. Un po' tosta. Il Napoli è come un altro lutto, perché il Napoli, poi dopo ne parliamo, perché non sono contento in questo momento, dico la verità, sto ancora nero. Non come per... ti sei sentito? Appunto, racconta. Non perdono nessuno io. Ma cosa nessuno. È accaduto? Cosa è accaduto? Non perdono nessuno. Non lo so che cosa è accaduto, bisogna un attimo capirci, anche perché ci sono gli uomini di calcio qua. La prima cosa, non mi è piaciuto quel litigio che è durato fino alla fine del presidente Gattuso. Il presidente, per interessi personali, per amore del popolo, avrebbe dovuto fare la pace. Pure prima, che l'hai fatto su Twitter, si vede che è una falsità. È un Twitter che avresti potuto evitare. Poi ci si è messo anche Gattuso, non ha fatto giocare Demme e Politani, che erano i suoi pupilli, non capisco ancora il perché. Poi dopo nel finale ha giocato a 5 punti, Mertens ha dovuto fare il mediano, non capisco ancora il perché, perché io ho sempre ammirato e stimo Gattuso, ma in questa occasione non mi è piaciuto, non ho trovato nemmeno la sua grinta nella partita, non mi è piaciuto quando ha segnato il Napoli e nessuno mai ha esultato come si dovrebbe per una partita importante. Non capisco lo stesso calciatore, ex Verona con tutti i rispetti, ma il Verona non è che lo mandava in B. Qua ci sono squadre che li mandano in B, i giocatori, e non succede questo. Per cui non ho rispetto per questo calcio, ancora mi deve passare, ce l'ho con l'allenatore, con la squadra e col presidente. Mi devono dimostrare quello che è successo, perché attualmente, non so quante ne sono, 18, mi fanno schifo in questo momento a me, da innamorato del Napoli. Perché io sono da quest'altra parte, sono con i tifosi, e i tifosi non sono stati trattati bene. Anche un altro fattore è stato importante e fondamentale, quando hanno annunciato che i tifosi li aspettavano per creare entusiasmo e sono entrati per un altro posto. Questo è un altro schifo. Non so chi è stato, ma sicuramente è colpevole, perché con l'entusiasmo andando in campo si va in un altro modo. Hanno tolto anche questi, gli spalti erano vuoti e anche il campo era vuoto perché il Napoli non c'è. E soprattutto hanno dato adi dalle squadre che il tifoso, tra virgolette, perché... l'odio non esiste, dovrebbe essere praticamente rivalità, al Verona e la Juventus, che sono le squadre che io schifo, scusatemi il termine. Ma diciamo, schifo di più, ma non è solo Valumella, è tutta la storia del Napoli, per cui hanno dato adito a far vincere Juventus e Verona e hanno sconfitto una tifosa che si mettessero d'accordo, perché per me non sono uomini. Possiamo mandare la sigla? Di chiusura? È finito, è meglio. Io ho detto quello che... Arrivederci. Poi tu puoi dire quello che vuoi, no, tu stai... Io non è che dici il contrario che hai detto. Io... Ascoltiamo Pompameo. E ho detto quello che sentivo, è anche giusto, no? Uno sfogo che porto dentro da 4 giorni, non ho parlato proprio. È uno schifo totale quello che hanno combinato. Poi ci sono gli addetti ai lavori qua che... C'è uno è stato allenatore della Primavera, un altro allenatore della prima squadra. Però credo che dobbiamo fare prima un saluto, perché ce ne sono tanti stasera. Però siccome qui è tifosi napoletani, la storia dal 1926... c'è stata una grave perdita, no? in questi giorni, è andato via Tarcisio Burnic, un giocatore che tra l'altro giocava con Rosario, è doveroso da parte nostra partire, perché noi non siamo il Napoli di oggi, questa trasmissione rappresenta il Napoli della storia di sempre, per cui qui ci stanno delle foto e anche alcune immagini, ed è giusto ricordare Tarcisio Burnic, perché Rai e Sky con costumatezza hanno presentato che praticamente Burnic era un giocatore dell'Inter e della Nazionale. Ha vissuto 3 anni a Napoli, è stato meraviglioso anche per lui e disse una frase molto bella. Se Rosario me ne dà atto, poi lascio a lui la parola perché è stato il suo allenatore. Non so una frase bella. Disse, questo è stato il calcio più bello della mia vita, perché da terzino passò a libero, ti ricordi? No? Poi parla tu, eccolo qua, sì, possiamo vedere. Lui era, se ricordate, il Napoli di Vinicio. La difesa era con... Orlandini, Bruscolotti e La Palma. Bruscolotti, La Palma, Pogliano. E Burnic libero. Sì, esatto. E Bavassori centrale. No. E secondo me era la difesa più forte che c'era in Italia. Su quella difesa Vinicio costruì il Napoli famoso suo, cioè giocando con la squadra quasi a metà campo, facendo il fuorigioco, perché aveva praticamente dietro... dico 3 scattisti sul breve, La Palma, lo stesso Bruscolotti che era ragazzo, era ancora giovane, e Burnic che a 33 anni, quando si allenava, in 10 metri dava 1 metro di distacco a tutti sullo scatto, era bruciante. Spettacolare.
E lui, secondo me, è stato il miglior difensore che ha avuto il Napoli nella sua storia. Di quelli che conosco. Me l'hai sempre detto pure negli 80 anni. Di quelli che conosco io. Ha conquistato la Coppa Italia con il Napoli, ha lottato per lo scudetto tutti i 3 anni. Ecco, sicuramente contro il Verona. Se avesse giocato contro il Verona, la partita non finiva 11-11. Ma pure tu mi sembra che una volta, se mi ricordo bene, hai fatto un qualcosa di particolare. Ma vabbè, ma quello può capitare sempre, che tu se vai in campo con la mentalità che non devi perdere, insomma, agonisticamente è logico che vai sempre al contatto fisico. Cosa gli dicesti tu a quell'attaccante ai primi minuti? Se mi ricordo la tua... No, quello fu una partita di Coppa. Di Coppa, sì, sì. Era l'ala sinistra della nazionale jugoslava, Skoblar si chiamava. Quando abbiamo giocato lì in Jugoslavia, loro hanno vinto 2-0, ci prendevano in giro, eravamo dall'ambasciatore italiano, lì ci aveva ricevuto il console italiano, e allora lui ci prendeva in giro, no? da lontano ci faceva 2-0, quando poi vieni in Italia, vieni a giocare, e quando è venuto a giocare, lui era stato convocato per la nazionale jugoslava che doveva giocare a Parigi contro la Francia per le eliminatorie europea, no? E allora abbiamo incominciato io e Gatti, se mi ricordo bene. E Gatti. Non dico a menarlo, però a entrare duro, a farsi sentire, no? E allora lui è andato in paura, dice, ma io devo giocare in Francia, e non ci vai in Francia. E non c'è andato. Dice, sti vicino a Gatti, se ricordo bene questa storia, cioè se togli i primi minuti lo prendo io, mi ricordo bene questo. È stato molto bello questo, L'hai però messo fuori, uso, no, non ha giocato ma più. Ma no, con cattiveria, giochi con una cosa. Ma la cattiveria perché ci sennò usci. No, come Isai che ha guardato il giocatore che scendeva, voleva fare il palleggio di destra e esterno. Isai, lo devi prendere con l'orecchio lì. Ma Isai lì ha commesso l'errore perché non so se nella sua mentalità, perché tenete presente che Isai viene dall'Empoli e l'Empoli l'allenatore era Sarri, abituato sempre a giocare, i difensori devono giocare, non devono mai buttare la palla fuori, non devono fare. Tu vieni con quella mentalità, logicamente quando arriva la palla, il tuo primo pensiero qual è? Come la devo giocare, no? Come devo liberare, come la devo giocare. Lui, se voi guardate un'altra volta l'azione, vedete che lui ha la palla là davanti, potrebbe calciarla o lateralmente o in calcio d'angolo e finita. O tirare la maglia dell'avversario. No, che la tira a fare? Tu sai che... Sta fuori aria, io inizio a tirare, non so, perché parecchie volte l'ha fatto questo, no, sai. Bastava allungo per... Allunga il piede, o lui e la palla ributti fuori. Sentiamo un attimo gli altri due tecnici, Apuzzo e Oliva, e poi entra Pompameo che ravviverà sicuramente perché avrà delle notizie sempre particolari. Mister? Beh, io ancora non riesco a capacitarmi perché ovviamente vedendo le ultime 15 del Napoli, vedendo quella di domenica, anche perché poi... Le ultime 4 che aveva giocato il Napoli erano tutte vere. L'altro era un campionato farsa e quindi in questa partita qui non si sarebbe dovuta proprio giocare a livello di classifica perché saremmo già dovuti essere in Champions. Però ovviamente noi, a parte queste situazioni, noi combattiamo, è una cosa atavica che combattiamo il sistema marcio. Io ovviamente in ogni trasmissione lo dico perché è così. Però scusami, sì. A fianco a quello che dice Duane, però il Napoli pure è stato marcio domenica. Ma Attenzione. Non lo so perché io mi sembra mi io non lo so partita. Perché poi alla fine a me sembrava tutto, era veramente allucinante perché io e mio figlio alla fine piangevamo perché non ci credevamo, perché non era possibile una cosa del genere. Noi che abbiamo giocato a pallone, io un po' meno, loro insomma un po' di più, ma onestamente non si può, ma un paio di ammoniti a noi. A loro 7-8. Minimo dovevamo finire in 5 se non fossimo riusciti a vincere e non l'abbiamo vinta. E lì non è successo niente. Anche il mister, non lo so, perché poi alla fine, insomma, eravamo tutti presi dall'angoscia. No, non credo, perché dei professionisti incredibili che guadagnano tanti soldi, secondo me, alla fine uscirà fuori come questa situazione... Non lo so, veramente è allucinante. Poi tanto ritorneremo. Sentiamo tu invece da tecnico di sport, oltre all'atleta. Credo che sia una voce unica per tutti noi. No? Io, tu lo sai, non mi sono mai permesso di intervenire sulla tecnica del calcio, perché mi piace il calcio, ma non posso mai competere con campioni come loro. Io mi esprimo sempre con l'occhio del tecnico.
Allora, io ho visto una partita, innanzitutto ho detto in molte interviste che per me questa partita è un mistero. Secondo me il sostantivo più preciso che ci voleva per questa partita, proprio un mistero. Ci può stare che un atleta si può perdere un incontro importante perché sei preso dalla paura, ti puoi bloccare, può succedere, sono giovani, gli puoi dire sì, può succedere, purtroppo è successo. Ma la cosa che mi ha dato proprio fastidio è che questa paura non c'era, c'è stata proprio, io vedevo l'atletico, ho visto il massimo della strafottenza. Cioè a me, che me ne frega, ma vincono, perdono, a me non me ne importa proprio. Bravo, sono d'accordo. I tifosi, ma io se ne ha morito tutto quanto. Ho avuto l'impressione che hanno ragionato così. Allora, quante volte ho detto, ma Cristo Santo, ci sono persone sugli spalti che per colpa vostra, se voi sbagliate una partita, perdete una partita, avete un infarto. L'ho detto un sacco di volte, voi siete proprio, siete gli artefici dei mali di queste persone. Ma perché la dovete giocare in questa maniera? Sbagliate passaggi proprio senza nessuna pressione, passaggi facili, arriva una da parte. Cioè, perché giocare così? Perché? Poi l'ultima partita, cioè a farci stare proprio male, sia da perdere, partite con la Fiorentina, partite con Cagliari. L'allenatore del Verona non sapeva prima. Più che cosa doveva fare. Ha messo terzo portiere, ha messo 17 anni in campo. Che cosa fa chiudo? Dice riata a vincere la partita. Pompa a me e poi sentiamo gli ex campioni d'Italia. Per me questa partita non è un mistero. Non è un mistero perché se noi andiamo a vedere le ultime tre partite del Napoli, vediamo che troviamo avversari agguerritissimi contro di noi. Il Cagliari, la Fiorentina, poi il Verona. Cosa che non hanno trovato le altre squadre che hanno scontrato pure le altre partite. Sì, il Milan ha pareggiato col Cagliari, la Juventus ha avuto vita facile. Ora, no, chi ha detto agguerrito? No, gli avversari. No, tu hai detto il Verona come gli altri delle altre squadre. Allora, il Napoli ha giocato contro il Cagliari. Il Cagliari ha agguerrito contro il Napoli. Poi ha giocato con la Fiorentina. Fiorentina agguerritissima contro il Napoli. Ma abbiamo fatto risultato. Aspetta. Il Verona ha agguerrito contro di noi. È stato agguerrito contro di noi. Allora mi sono chiesto, ma perché queste squadre... Anzi, ormai, visti i passaggi che hanno sbagliato sì, tutta la squadra? Ma perché questa squadra... Ferma le l'indifferenza. Ma perché questa squadra si accanisce così a perdere tempo contro il Napoli? Che ha da vedere questo Verona? Pensavo tra me e me, no? E allora ho chiamato due direttori sportivi, che non c'entrano niente con la partita, e ho detto, scusate, ma come la vedete voi questa cosa? Angelo mi ha detto, è chiaro, ci sono i soldi in mezzo. Evidentemente, come si fa in Spagna, altre squadre hanno incentivato a non perdere la partita. Attenzione, non a perderla, là sarebbe gravissimo, ma a non perderla, giocando, a giocarla, a vincere, a provare a pareggiarla. E allora sono convinto che il cerino è rimasto al Napoli, che purtroppo rispetto alle altre società non va a pensare proprio che queste partite andavano, diciamo così, interpretate in un altro modo. Quindi è rimasto col cerino il Napoli, il Milan, che tu vedi un disastro, va bene come l'Atalanta, sì, fa vedere la partita, ma alla fine l'unico che si è salvato è Gino Ricci, secondo di Gattuso, perché è riuscito sempre a tenere in piedi sì, no, ma voglio dirti, un po' di situazione. Fermo restando poi oggettivamente che tu non ti aspetti mai una prestazione così, prestazione tra virgolette del Napoli, fermo restando tutto il gioco a non perdere che c'è stato, perché nessuno a me lo toglie dalla testa che la Fiorentina era stata incentivata a non perdere la partita. Sicuramente ecco. Il Napoli è stato più bravo in quell'occasione, ma Napoli è stato incentivato, questa bravura non c'è stata col Verona. Perché questa bravura non c'è stata col Verona? I giocatori prendevano, scusate, Angelo, tu fai la... i giocatori prendevano un premio pazzesco se andavano in Champions League, avrebbero preso un premio, avrebbero preso dei soldi. Vogliamo far passare che i giocatori non volevano andare in Champions League? Allora pensiamoci un attimo, per così, Insigne, Osimhen, Zielinski, Meret, i giocatori di Lorenzo, che restano, non volevano giocare alla Champions League? Posso mai pensare che i giocatori, fermo restando tutti i casini possibili, andavano in campo per non giocare? Anzi, non avremmo voluto pensare, ma ce l'hanno fatto pensare. No. No. Anche Gattuso sarebbe andata alla Fiorentina. Lascia perdere Gattuso, ma Gattuso non va in campo. Portato una squadra non va in campo Gattuso. No, però dico, è come il tuo manager a bordo ring, può mai decidere il tuo... Però dico, come stai dicendo tu, pure Gattuso ragionerebbe alla stessa maniera. Io vado alla Fiorentina con un titolo alle spalle di aver portato una squadra in Champions League. Certo, ma appunto, vado con una quotazione maggiore. Quindi c'era la volontà. Tu hai visto una squadra giocare? No, però comunque non può passare il messaggio che il Napoli...
ha giocato contro De Laurentiis e contro Gattuso. Questo dobbiamo sgombrarlo. No, il Napoli ha giocato contro la città di Napoli, no, contro i tifosi. Sono stati, hanno preso per i secondo me sono stati incapaci. Non sono stati incapaci, non se ne sono proprio fottuti, scusate. Hanno giocato contro la città di Napoli. Ma sono casi sono degli io. Sentiamo prima Carannante e Mura e poi dopo risentiamo Rivellino e tutti quanti loro. Vai Ciro. Penso che secondo me questa partita proprio zero, ma zero proprio a livello mentale. No, preparata male, perché io dico che alla fine, anche se la preparava, questa è una partita che tu devi andare in mezzo al campo e la devi fare tua. E basta, perché là c'hai in palio dei soldi, devi andare in Champions. Ma secondo te il prestigio dei giocatori. Vedere una squadra che a Firenze gioca in quel modo per vincere la partita, poi tu vedi quello non lo so neanche dire. Quella, non esce fuori la frase che proprio perché guarda, credimi, sono stato male perché puoi pensare che i giocatori abbiano giocato contro. No, i giocatori hanno giocato proprio male, sì, male, però male. Ma non c'avevano la testa. Come diceva giustamente prima Patrizio, no? Aspetta, allora, ma falli finire. Palla libera. Sbagliamo di passaggio le mani. Pensiero loro, no? Gattuso all'ultimo ti mette pedania, giusto? Giocando male, tu sei andato anche in vantaggio, 1-0. Tu alla fine quella partita deve finire così. Anche giocando male, questi qua non devono più presentarsi al limite dell'area. Io la penso così. Ma poi, negli ultimi 20-25 minuti, si comincia a parlare in mezzo a campo. L'abbiamo fatto sempre tutti. Invece qua non c'è stato proprio niente, zero. Ma è come ha detto Patrizio Olivi, come se non si importava niente. Carannante. Io questo, secondo me, ho visto questa situazione qua. Ma Carannante ancora deve parlare, e poi dopo riparti tu. Vai Antonio, vai. E poi dopo riparti. Un fatto emblematico, magari non era rigore al 100%, la spinta che ha avuto Mertens. Sì, Mertens è rigore. Avete visto uno del Napoli protestare? Sono d'accordo. Nessuno. Anche quello, e volevo allora dire, poi me ha detto, finisce. Allora io ho detto, se era la Juventus, vedevi 10 persone intorno all'arbitro e Bonucci scendeva pure la tribuna. Ma questa è la risposta a quello che ha detto Pompameo. Ma quella è una risposta che in campo non ce ne sono importati. Come ha detto Patrizio, condivido. Io non condivido quello che ha detto Pompamè ha detto che il Verona praticamente ha avuto dei soldi, ma io sto impegno. Ho detto, un incentivo. Ci sono, a fine anno lo sapete, lo sapete, perché avete giocato a calcio. A fine anno, le ultime partite sono... partite praticamente che c'è poco impegno, quelli che non hanno niente da ma vedere. Scusa, ma scusa, ma il Bologna che aveva... Uno che vuole vincere, metto terzo portiere, metto 17enne, uno che vuole vincere, contro un altro. Non voleva vincere. Ma poi sta partita... Ma non voleva nemmeno pareggiare. Secondo me è stato anche in Napoli l'atteggiamento che ha avuto il Verona, è venuto a Napoli a comandare, ma è stato l'atteggiamento del Napoli che gliel'ha permesso a loro. Ma il Verona perché se tu ci fai caso, quando il terzino sinistro ha calciato in porta... Guarda che non si calcia così in porta, Quello ce l'ha appoggiata a Meret la palla. Hai capito? Non so se tu hai visto quell'azione là. Ah, quella del gol, parli. Quella del Verona, del terzino che è entrato in area. Hanno fatto tante azioni. Il primo tempo. Sì. Quello là ha sempre calciato forte. Posso farti quello l'ha appoggiato proprio quella palla. Allora ti ha fatto capire, no? In quel momento. Oh! Qua dobbiamo darci una mossa, invece zero proprio. Tu sai, sei nell'ambito, no? Giornalisticamente parlando, sai, io mi defilo un po' perché io parlo da tifoso e da tifoso rispondo e da tifoso mi inserisco nei dibattiti da uomo di calcio. Ma è vero questo fatto che 5-6 di loro erano andati alla costiera amalfitana, sulla costiera amalfitana sono usciti venerdì, questa cosa ti risulta? Perché è uscito fuori questa notizia e continua ad uscire. No, io non lo so questa cosa, non so, voglio smentire invece il fatto che sta uscendo fuori che c'è stato un incontro tra Insigne e il presidente prima della partita, è falso, perché il presidente è arrivato alle 20:40 allo stadio, 20:40 è passato, è stato anche insultato dai tifosi che lo hanno visto entrare, dopodiché è andato direttamente in tribuna, poi la squadra l'ha incontrata a fine partita, ha fatto i complimenti alla squadra e se n'è andato. Quindi sei sicuro di questo? Sono sicuro perché ho parlato con chi. Io non porrei l'accento proprio su questo discorso che i giocatori sono usciti, sono andati sulla costiera amalfitana, perché ci sono dei calciatori che per esempio hanno bisogno di distrarsi, c'è chi invece vuole stare in ritiro, non vuole vedere nessuno, ma c'è chi, come me, io ero così, a me se tu mi isolavi, se a me mi isolavi, io morivo. Padri, sono uscito un po' fuori discorsi diversi, lasciamo stare perché non ci possiamo mettere.
anche... fossero andati, cambia qualcosa. Vabbè, tu vai alla consigliera mafiana di venerdì sera. Di venerdì sera. La consigliera mafiana per rivitalizzarsi in una piscina. Questo non è un dramma, ripeto, un atleta può far bene svagare un po' la mente prima di una gara importante. Ripeto, è una io sono stranito dal fatto dell'approccio. Cioè, questa partita, come dicevate giustamente voi, poi la pareggi, poi la perdi, però la battaglia. Poi fai 10 azioni con il pallone, non entra. Il portiere fa i miracoli, ma tu devi fare qualcosa. Cioè, questo Napoli... No, aspetta, questo Napoli è rimasto proprio... sembrava correre in affanno. Questi si giravano il pallone fra di loro. Il Napoli non sapeva neanche dove doveva andare a chiudere. Guarda... C'era Demme e Politano in panchina, per esempio. Tonino di Diamante, che ha anche un ruolo istituzionale, però è meglio non affondarlo, questo colpo, che rappresenta i tifosi un po' di Diamante, ha scritto una lettera, ha detto: Cenari, io vorrei che tu la leggessi, la pubblicassi. Noi l'abbiamo messa, perché ognuno nella legislazione ha la responsabilità, ed inoltre noi abbiamo il diritto di farlo, perché noi siamo tifosi napoletani, apriamo a tutti, non abbiamo aperto sempre a soli professionisti, ma anche ai tifosi, perché tifosi napoletani è proprio quello il significato. Ci sono molti tifosi sono amareggiati, ma io ne ho incontrati migliaia, non ce n'è uno che la pensa diversamente da quelli che abbiamo detto tutti, tranne te, che io ti ritengo un tifoso. Vorrei capire se tu realmente pensi quello che stai dicendo o lo stai facendo per difendere un qualcosa che è indifendibile. Angelo, scusa, per me è indifendibile, perché il Napoli in campo, come ha detto Murco, non è sceso. E cosa ho detto io? E lo vorrei capire perché non è sceso. Cosa io. C'è Ernesto e poi leggiamo la lettera, vai. Noi stiamo un attimino cercando di capire, disquisendo tutti, però se io vengo nella mente di tutti quanti, io leggo la stessa cosa. Perché non ci abbiamo capito niente, perché è inspiegabile, come diceva il direttore. Allora, la partita, quella partita lì, voi che avete giocato ad alti livelli, ci ho tentato pure io, ma non si andate qua proprio, in napoletano, venite qua, oh, è weekend, è proprio, è scampagnato, ma dove, quantomeno, andiamo a mangiare, quantomeno, perché se no, finisce in 5 la partita. Io, se gioco io, gli stacco la testa a due persone. Ma dove sta scritto? Tra l'altro voglio aggiungere che anche l'arbitraggio, al di là del fatto di rigore, non mi è sembrato ostile al Napoli. Anzi, io ho l'impressione che l'arbitro, in alcuni momenti, si è anche aiutato il Napoli, no? A cercare di costruire. L'arbitro non è stato. No, però no, mi viene da ridere una cosa. Ma se noi a 3 minuti dalla fine andiamo ancora verso il nostro portiere col pallone e non buttiamo il pallone... Angelo, qua la cosa grave è un'altra, Angelo, che Mertens a un certo punto, che è un attaccante, ha dovuto ripiegare facendo il mediano. Lì... scusami un attimo, te la spiegamo anche in modo tattico. È grave, perché là deve giocare Demme. Te la spiego io se mi vai, vai, vai. Allora, quando un allenatore in pieno... perché lì è stato... in piena, non lo so che gli è preso, perché 5 attacchi. Ma gli è preso qualcosa? Ah, perché allora sei d'accordo? Palla dietro, o a Meretto, non è forte coi piedi, però o a Manolasso o a qualcun altro, butti questa palla dentro, perché c'è Osimhen o c'è Petagna di testa sulla seconda ma palla. Ma le palle chi gliele dà? Evidentemente, non c'erano allora quella mossa lì non l'ho capita nemmeno io, che lo stile. Allora sei d'accordo? Ci mancherebbe, sì, però alla fine. È capitato di tutto e non ci abbiamo capito niente. Però, perché vedo Ciro che annuisce. No, Ernesto, volevo dirti una cosa, questa è una domanda che vi pongo. Io faccio un giornale, no? Facciamo vedere questa copertina, puoi inquadrare quella copertina. Praticamente ho intravisto, come tutti voi ne abbiamo anche discusso, che era il migliore giocatore del Napoli. Io ho dedicato la copertina perché praticamente... è il calciatore che correva di più in tutto il campionato, ha fatto più chilometri di tutti. Questo ragazzo dà ordine, va su tutte le palle, ha fatto giocare bene Zielinski e Ruiz, ancora di più, perché Ruiz e Zielinski hanno giocato sempre bene, perché lui li va a coprire in tutto il campo. No, scusami, io scelgo una copertina di questa, no? Per me è un'offesa proprio al calcio, che l'allenatore che io ho difeso fino a un minuto prima della partita, io lo stimo come carattere, come tutto, perché per me... quello che ha perso Gattuso l'ha perso perché è stato sfortunato, il problema agli occhi, il problema che ha perso diversi giocatori Covid, eccetera. E fino a qua ci siamo. Ma l'ultima gara, tu vedi che Bakayoko sta dormendo, sta sbagliando di passare, ma lo vuoi mettere che ti assicuro? Allora pure tu te ne sei fregato. E poi non ho visto un Gattuso come ho sempre visto io.
l'uomo che aggredisce, che dà carica, io non l'ho visto, scusate. Se poi avete visto diversamente, vorrei saperlo da voi. Per me Demme non si toglie mai. Aspetta, anche per me. Io l'ho criticato un paio di volte perché al posto di Bakayoko sarebbe servito Demme, secondo il mio modesto parere. Però, dopo Verona all'andata, noi abbiamo fatto 43 punti. Gattuso ha saputo gestire il gruppo, anche se poi dopo sono rientrati tutti quanti. Noi a Firenze abbiamo vinto bene con Bakayoko e Nat, senza Demme. Lo stesso Politano è subentrato, perché poi quella rosa lì si presta a fare cambi. È la cosa che purtroppo è così nel calcio. No, io non sono d'accordo. A posteriori è facile parlare. Io domenica l'avrei ammazzato. No, scusami, allora noi abbiamo un gruppo, ci sono Patrizio Oliva, Carannante, Pompameo e Patrizio, tutti sì. Ci sono. Ho scritto il primo tempo, Angelo ha mandato la formazione, vero Angelo? Ho detto grave che non gioca Demme. Io, ma già questo lo dico da mesi, perché per me Ruiz e Zielinski, te lo ripeto, non possono giocare insieme. Quando il centrocampo, gli avversari aumentano per me, sono uno in più, perché non puoi far giocare due insieme, che Zielinski a un certo punto diventa attaccante. Tu quando hai Demme, lui ti copre parecchie zelle, come dice Annau. Antonio, vai. Quello che hai detto tu, mister Angelo, la cosa secondo me che non abbiamo detto, ma questi qua dovevano farla questa partita, la dovevano giocare, a me quello, perché se tu mi dici Gattuso non c'era, Demme non ha giocato, qualcuno non ha dato un calcetto, non c'era, ragazzi, allora a me tutto questo che sente, a me sembra che andava la partita da Patrì, non la doveva fare, mi dispiace. Tu dici che questi qua hanno fatto 43 punti, abbiamo massacrato tutti, non erano capaci di battere il Verona. Sono degli attori. Quello che avete. Allora, Angelo ha detto una cosa. Lui, Gennaro dice il fatto di Demme. Allora, se quello, io quello che ascolto, quello che ho visto, a me è sembrato che Napoli la partita non la doveva giocare. Non che non l'hanno. I giocatori sono scarsi. Non la dovevano. Cambia. Non la dovevano. Che significa? Io sto dicendo quello che devo dire. C'è qualcosa di più grande, non in campo. Qualcuno che ha dato a Napoli, io sempre... Non lo so. Un problema non qualificarsi. Tu mi dici, Gattuso, non è stato lo stesso. Demme, che è quello lì che ci ha risolto i problemi al centrocampo, non ha giocato. Ma Gattuso... Ho ascoltato, Patrizio. Ha detto una bella cosa, Patrizio. Sì, però se non finisco il discorso non riesco, poi dopo mi sto... Zitto. Una qualificazione che fa morale... Aspetta, e fa Angelo, ti sto dicendo, siamo arrivati a un punto che la qualificazione non è che era... Anche se ho detto qua giovedì, dissi, è una partita molto tosta e difficile. Però parliamoci chiaro, se io sento... È bene, Antonio l'ha detto. Se io sento Gattuso, perché sai perché ce n'ha? Mi ha detto che il Verona sono tre partite che è in vacanza. Reni che mi ha detto che lui è Verona. Città sa, non vieni in vacanza con Verona. Sento Gattuso che non fa giocare Demme che nel centrocampo. Sento delle cose che Insigne... Ragazzi, io non mi ho visto, io uno solo... Insigne ha combattuto come un leone tutte le partite. Insigne non l'ho visto arrabbiato. Cioè c'è qualcosa che io, nella partita che ho visto, che di solito non le ho viste. Aspetta, capito? Voi l'avete visto. Però... È un mistero, tanto motivo è un mistero. Andò, scusami. Alla fine non stiamo dicendo quando la stessa cosa. No, aspetta, come no? Insigne, ma passiamo la parola a mister Apuzzi, che comunque l'ha allenato, mentre tu lo hai vissuto da bambino quando se ne stava andando. Però io vorrei sentire Antonio da Diamante, perché lui ha scritto questa lettera. Non è giusto che apriamo a tutti, è un nostro amico, un tifoso del Napoli in Calabria, soffre perché litiga tutti i giorni con Juventini. Ha scritto questo suo pensiero. Sentiamoci questo pensiero, poi dopo rispondi direttamente. Ma tu veramente pensavi che Gattuso andasse via e lasciasse Champions 50 milioni a De Laurentiis? Dopo quello che ha subito, si è vendicato. Vedi la formazione e non ha mai urlato e comandato in campo. Con lui c'erano anche tutti quelli che andavano via. Insigne ha passato sempre la palla all'avversario. Se dovesse andare via, allora il caporione e traditore è lui. Lo aspetto
io aspetto, se rimane mi rimangio tutto, ma non credo. Lui sapeva che doveva rimanere a Champions ottenuta con lo stesso ingaggio ma spalmato, invece lui vuole di più e altrove in 2-3 anni e le richieste le ha, mi sono vergognato, siamo la barzelletta d'Italia, De Laurentiis non è nessuno. Juve e Milan attraverso presidenti e procuratori dei giocatori hanno fatto sì che nessuno si opponesse e si è visto. I bolognesi si scansavano, gli atalantini da ridere, solo De Laurentiis non ha rapporti con nessuno, avido, pensa solo agli inutili familiari ogni anno e basta. Ci prende per il culo. I risultati li ha portati solo per un suo utile, mai per tifo. Ieri mi sono vergognato di questa squadra. Ci sono altre cose dietro, tra Gattuso e parte dei giocatori contro il presidente. Ma verrà fuori, dai tempo al tempo. Dai tempo al tempo. Un po' distante. È un po' forte. Io dicevo questo. Può anche darsi che Gattuso ha voluto togliersi le piede dalle scarpe dal comportamento che ha avuto in passato il presidente quando lui stava male. Ma poi non ma, esiste proprio. Ma come? Ma può essere sì, come tu invece mi sostenere. Gattuso non faccio andare in Napoli in Champions. Ma i miei giocatori ma picchiano pure a Gattuso. Patri, no. Non vuole, io meno di mais, Patri. È calabrese. Aspettate, una cosa, una alla volta. Tanto diciamo tutto quello che dobbiamo dire. Il è tuo strumentalmente, quello avrebbe pure pagato. Patti, non no, dobbiamo stare. Patti, scusa, non ti abbiamo dire queste cose perché diamo alibi a una persona che ti l'ha detto cose l'ha detto. Attenzione. Allora, qua, non devi dare alibi. Scusa, ma già c'è una persona che adesso c'è il cambio che dà sempre alibi. Adesso non ci sono più alibi. Se noi mettiamo l'altra volta ha messo qua dentro, ha buttato il casino in tosta a Gattuso una persona qua. Aspetta, detto, però può essere tu. Attenzione. Io sto dicendo Gattuso, quello che ha subito, ha potuto pure reagire così, che uno che subisce per questo dicendo. Però Patrizio ha detto un pensiero suo. Io ho detto un pensiero, secondo me può darsi che Gattuso, essendo un uaglio di carattere, hai detto, tu quando io stavo male ti sei comportato malissimo, mi hai trattato una merda, hai contattato altri allenatori quando avevo bisogno del tuo sostegno come presidente. E invece no, aspetta, io sto parlando di rapporto presidente-allenatore, un rapporto decoroso e per bene sarebbe stato così, presidente sostiene l'allenatore in un momento di bisogno, lui l'ha distrutto in quel momento, Kill, che è un calabrese, pur se gli dava 1 milione di euro, Gattuso di chi faceva, no, chi sta a chi lo paese, lo faccio perdere. Posso dire una cosa? Come no, aspetta, facciamo tutto il giro, tu hai detto però, poi vengo da te a Puzzo, aspetta, se facciamo il giro da tu, per tu. Tu hai detto Insigne non ha giocato proprio, giusto? Capito? Non ho visto Insigne okay. Cattivo. E io sono d'accordo, però, già, però a dire come ha detto Tonino, Insigne non è. C'era un po' Tonino. Allora diciamo, l'ha detto in un altro modo, tu l'hai detto in altro, però per me è la squadra. Cioè perché un giocatore, un campione come Insigne può capitare che è sottotono una partita. Però se dobbiamo condannare solo Insigne, che a me non è piaciuto, attenzione, perché per me è il mio idolo Insigne, però Domenico non mi è piaciuto. È ovvio, vedere un Insigne che dà il calcio nella porta, che spacca il tabellone e che carica la squadra, vederlo così, l'abbiamo certamente difeso. È una tifoseria, va a finire in tilt. Ma voglio sentire Apuzzi che l'allenato, è Pompeo che chiede la parola. Vedete? Ma io farei parlare prima il direttore. Un'analisi un po' più elevata, nel senso che al di là degli episodi, noi facciamo un'analisi del campionato del Napoli. Il Napoli nel momento di grande importanza è come se non riuscisse a reggere questa tensione. Mi spiego meglio. Fa la finale di Supercoppa, arriva a scarico, prigioniero delle sue paure, vedi un Napoli incredibile, perdi la Supercoppa, finisce lì. Poi hai la fortuna di fare anche la semifinale di Coppa Italia, voglio dire anche lì, una gara importante, arrivi e non ti fai mai vedere, subisci dall'Atalanta e perdi questa palla. Poi arrivi alla partita importante, che devi andare in Champions dopo aver fatto una rincorsa e vieni meno. Allora ho l'impressione che questa squadra è senza pubblico, figuriamoci, questa squadra pubblico molto forte tecnicamente, molto forte, sia molto fragile invece a livello psicologico. Allora forse Gattuso ha pensato più al lavoro tecnico, più al lavoro diciamo così, e meno al lavoro psicologico, perché l'unico motivo è che questa squadra evidentemente soffre le partite importanti. Massimo è stato qua e ha detto che in settimana Gattuso li sta massacrando, è vero o mi sbaglio? Massimo non c'è il compleanno, ci mandiamo battaglia, sarà giovedì prossimo, sta qua. Però c'è Ciro Muri che vuole rispondere a me e poi ancora Ernesto. Stavi parlando della Supercoppa, stavi parlando della Coppa Italia, là stai facendo una finale, ma tu stai giocando col Verona.
Voglio dire, ma quale tensione? Allora, io penso di una cosa, noi abbiamo giocato un pochettino a calcio, ma se c'ho paura, lui è stato campione del mondo, no? Ma se io c'ho paura, io di questo mestiere non gioco a calcio. E tu figurati se c'erano 80.000 persone, che succedeva tutto questo? Io volevo arrivare qua, Ciro, volevo dire, anzi, non mi permetta assolutamente di contestarti, per l'amor di Dio, però l'atteggiamento, tu hai parlato di Supercoppa, che è successo a Insigne? Insigne sbagliò il rigore. Sì, vabbè, ho capito. Per la tensione nervosa. E ci sta, e lo perdoni, perché è normale, è giovane, una cosa così importante, ci sta. Ma non ci sta quello che hanno fatto col Verona. Non c'era tensione nervosa, non c'era niente, strafottenza. Questo io sono d'accordo con te, tu dici Insigne, poi sbaglio il rigore, ci sta, per l'amor di Dio. Quello che è successo col Verona, non lo perdono, e credermi, forse non seguo proprio chiunque Napoli, perché essere preso per i fondelli, io non ci stongo. Ciro ha detto una cosa, ha detto quella era la Juventus, ma la Juventus, perché stiamo parlando solo di Insigne? La Juventus, Insigne, però qua dobbiamo parlare della squadra, ma perché Zielinski che ha fatto? Stiamo parlando di tutto, Gennaro. Il mister deve dire una cosa e poi vorrei chiudere io sto pensiero. Va bene. Vai Rosario, e poi Ernesto Abuzzo. No, volevo dire questo. Prima di tutto partiamo da un principio. Il Verona non è che ha fatto la partita della vita. Il Verona ha giocato la sua onesta partita regolare. Poi come diceva Patrizia, è così. Tu arrivi alla partita, poi non è che la partita non avesse importanza. Perché questa era la partita che salvava un anno di campionato, per cui poteva valere come una finale. E la partita è importante, non è che tutti i giocatori arrivano con la stessa preparazione, perché mentalmente c'è chi non dorme la notte, chi invece riposa, chi arriva cattivo, chi arriva invece già demoralizzato, senza forza. Cosa, come diceva Ernesto, a calci in bocca dovevano, per scusatemi il termine. E vabbè, allora prendevi 4-5 lottatori. No, ma per dire, Rosa, ma Ernesto ha detto a nel senso di dire che dovevamo essere aggressivi. Ma se poi fate finire, e io quello dico, ma tu non puoi pretendere che arrivino tutti quanti con la stessa mentalità aggressiva e cose. Non c'è, perché c'è chi va in campo e dice, ma tanto io sono forte, non c'ho bisogno di dare calcio. E lì è l'errore. L'errore che ha fatto Isaia, come fai? Ma allora il tuo pensiero quale, Rosa? Perché prima voglio capirlo, scusami. Il mio pensiero è che hanno giocato senza mordente, senza cattiveria. Scusa, quello ti sto dicendo. Io sto valorizzando quello che dici, però tu mi sembra che poi lo vuoi dire. La partita della vita, il Verona non ha fatto proprio niente. Ma chi l'ha detto? Ha giocato la sua partita. No, l'ha detto Angelo, non io, lo so. Angelo ha detto i soldi. No, tu dici. E tu sempre con me, io non ho detto partita della vita, per me il Napoli doveva fare due volte. Ma tu ti metti sempre in me, ma chi sta parlando? Tu hai detto, tu dici. Hai detto tu dici. Non fare come la settimana scorsa, che mi sono guardato la registrazione. Allora Pompamè ha detto questo. Tu, il tuo pensiero qual è? Che hai detto, cioè che non sei d'accordo, giusto? Non sono d'accordo di questo. Che non ha fatto la partita della vita. No, io non sono d'accordo. Il Napoli non ha fatto la partita. Infatti. Ma non è perché il Verona è stato cattivo in campo. Ma chi è il Verona? Sono 3-6, sono 7-4. E allora non troviamo scuse. Io sono d'accordo con te. Tutti che le cambi in Coppa Giulietta, no? Verona era il capro col coltello tra i denti. Chi non se ne è buttato proprio Verona? No, diciamo non importato, no, hanno venuto allora. Hanno giocato con il coltello tra i denti, ma a un certo punto, come dice Patrizio, ha cambiato il portiere, ha messo il problema è che nel finale un allenatore intelligente come Gattuso, perché lo ritengo intelligente, non è scemo, non vi preoccupate, come è stato detto l'unica cosa che gli vorrei dire, cioè come fai a giocare con 5 in attacco, Zielinski non torna, Osimhen non torna, Pedagna lì davanti che non si può, che è uno sgabello, e metti Mertens che sta andando a ripiegare a fare il mediano a un certo punto. Ma chi le portava le palle avanti? Ha sbagliato Gattuso, deve assumere la squadra. Allora Gattuso io l'ho difeso per tutto l'anno, per domenica non lo difendo, per me ha sbagliato. Ma domenica, ma noi non siamo mai entrati neanche in area di rigore a cercare un rigore, non ci siamo mai arrivati. Il portatore di palla, no? Ognuno di loro che portava palla. Non si muovevano, i giocatori non si muovevano. Allora eri costretto a dribblare, poi dare la palla libera e sbagliavi. Perché nessuno di loro si muoveva. Scusate, senza... Tu hai visto Osimhen al primo tempo quando Insigne ha preso palla? Lui non sapeva dove si doveva girare. E stavo parlando di Osimhen. Infatti appoggiava sempre. E lui giocava uno contro uno, uno contro uno. Veloci con me. E loro si salivano pure la difesa. E allora tu che hai giocato in quel ruolo... E ti indossa da maglia e maratona per la prima volta. Io non te lo so dare la spiegazione in questo momento. Io so solo che Napoli non è sceso in mezzo a campo. E quella è la spiegazione. Che ne so, è una cosa più grande di noi. Alla fine noi ci alziamo
qui e diremo sempre è un mistero, perché ha ragione Patrizio, ma scusa Nat, pure il mister dice il Verona non ha giocato, non ne ho vero. Ok, il Verona il primo tempo ha giocato. Il Verona ha giocato, anzi non ha giocato, nel senso, perché se tu non ti vieni a giocare la partita, tu non perdi ogni palla sistematicamente, non perdi 30 secondi. Ok? Fai giocare. Pure noi le abbiamo fatto le partite così, ma no a perdere. Allora tu stai calmo, Ernè. Ok, ma sto calmo perché a me che me ne frega. Allora, che me ne frega. Ma al che vado? Sai come possiamo uscire da fuori da questo giudizio diverso da quello, perché quasi cioè la città dice, noi non lo possiamo dire, però la città in mezzo alla strada, noi mi dice, andiamo in nuda partita, o presenza piede, no, ci sono quelli che dicono, c'è al bar, scusami, per è giusto che lo diciamo, che la gente dice, ma non dica il nostro pensiero, parliamo di lealtà, passione. Stiamo dicendo quello che dice la gente al bar, stanno nuda partita, Agnelli c'era dei soldi a De Laurentiis, chi là dice che tu si sta pigliata, ognuno, cioè quella è la realtà, i giocatori non hanno giocato, chi là ha dei Juventus, chi... allora il problema è un altro, se noi non vogliamo pensare questo, da uomini di calcio dobbiamo pensare che Gattuso non se ne è importato più, De Laurentiis non se ne importa perché lui in un modo o nell'altro comunque va avanti, c'è il Bari in mezzo, altre situazioni, la squadra ognuno si prende i soldi, a rivederci, allora la colla è solo la nostra. Allora mi accodo a quello che ha detto Patrizio, io già da domenica, mi scusi direttore, da domenico già pareva, io avevo il post di Gattuso con i suoi saluti per me, mi stavo congolando dopo a Facebook, 2000 visualizzazioni, sono morto calcisticamente. C'è il rammarico, c'è tutto, c'è, e quindi il mistero. Non tanto per la partita del Verona, che è comunque indegna, ma noi non dovevamo arrivare all'ultima partita così. Come ho detto io. Noi l'ultima partita dovevamo già essere qualificati, bastava soltanto che Osimhen avesse avuto regolarizzato il gol di Cagliari. Bastava un po' di quella partita, ecco, inficiata. Sì, e ci si è arrivato come? Partita. Con una Juventus che vince e ci sorpassa grazie al calcio di rigore, che non esiste, perché se il calcio di rigore non viene dato, anche col pareggio tu sei davanti alla Juventus. Invece subisce il gol del parete di rigore dato, e vabbè, poi ti tolgono un gol regolare, quello di Osimhen. E ci siamo sempre alla stessa giornata finale. Un minuto, perché ho parlato forse un po' di me. Faccio pure io la disamina di tutto il campionato. Allora, questi qui, e voi sapete a chi mi riferisco, sono il cancro del calcio, perché finché non spariscono, questi discorsi noi li faremo sempre. È scientificamente provato, perché 48 anni fa giocava a Roma, 43 anni fa, e c'era la Fiorentina che si lamentava, poi il Turone, e poi quest'altra, e poi alla fine noi dovevamo arrivare con 5 punti, 3, tranquillamente, la penultima, l'ultima, vabbè, 3 e 3, 4 e 4, ed è finita lì. Invece, per esempio, come si fa a non guardare nemmeno il rigore di Mertens, quando la scimmietta del coso lì dà la come si chiama, mette il piede e va a fare fallo, e fischiano rigore senza VAR, senza niente, ma scherziamo. Che l'organigramma societario del Napoli è un organigramma molto frammentario rispetto agli organigrammi su cui andavamo a combattere. Noi combattevamo contro il Milan, che ha un organigramma pazzesco, combattevamo contro la Juventus, se non ne parliamo proprio, e combattevamo con queste squadre che praticamente a livello organico sono superiori a noi. Che cosa voglio dire? Che un dirigente come Giuntoli sicuramente ha meno esperienza dei dirigenti dell'Inter e della Juve. Non può stare una squadra, no, aspetta, ti finisco. Hai detto, beh, dillo. Non deve arrivare all'ultima partita che dobbiamo, insomma, queste cose. Si c'è Patrizio Oliva che prima, vuole intervenire, però voglio prima dire una cosa a quello che hai detto tu, scusa Patrizio, e poi Maldini, vedevi sul terreno di gioco, Maldini e altri 3-4 ex giocatori, quelle persone, nel Napoli non c'era nessuno sul campo, è un vuoto, è Madani, ma il presidente non se ne importa. Volevo solo dire una cosa, quanto sia importante la prestazione di un vero atleta, di un vero sportivo. Tu prima parlavi che loro a Cagliari non gli è stato annullato un gol a Osimhen, quindi se no ci saremmo già qualificati. No, voglio dire, quindi hai subito un torto, e vabbè, poi o rigore che ci poteva stare su Mertens, non è stato un altro torto. Come entri in campo? Piangendoti addosso o dire aspetta un momento, io te la faccio pagare? Io quando, se voi vi ricordate, nel 1979, quando feci i campionati d'Europa, in finale a Colonia, io incontrai un pugile dell'Unione Sovietica,
Pensate che dopo un anno c'erano le Olimpiadi in Unione Sovietica. Io vinco nettamente, ma non lo dico io perché voglio piangermi addosso. Vince il Sovietica ai punti e il pubblico sospese i campionati per più di mezz'ora. Il pubblico tedesco, gli italiani, mica se la fregavano. Sospese i campionati per più di mezz'ora. Arrivò un omone, tolse il Sovietica al numero uno e mise me, dicevo, tu hai staccato. Io che cosa ho fatto? Ma avessi, se avessi ragionato come hanno ragionato i calciatori del Napoli, piangendosi addosso, gli avrei detto, ma andrà rubata in Germania, in campo neutro, figuriamoci adesso, perché io lo incontrai in finale ai Giochi Olimpici a casa sua, lo stesso avversario che mi aveva defraudato il titolo europeo a Colonia, lo incontro in finale a Mosca, a casa sua. Quindi come avrei ragionato io? Ma andrà perdendo in Germania, ma che stagli a fare? Stasera mi ha dimostrato quanto vale, stasera mi ha dimostrato quanto raccomandato. A lui stesso, a se stesso. Stasera vuoi vincere, mi accirro, se no non vince. È questo che doveva attuare Napoli, questa mentalità doveva giocare, questa mentalità doveva giocare, perché così si sono pianti addosso e hanno preso i corrispondenti in una città in casa. Vabbè, scusa un attimo, scusa un attimo, siccome Patrizio ha detto delle cose, è anche attore, qui non è stato attore. Voglio vedere un attimo questo filmato che dura un minuto, perché Patrizio ha dato spettacolo anche alla Spezia, dove c'è un nostro club e tutti gli amici si sono congratulati con Patrizio. Voglio vedere questo minuto di Patrizio. Andiamo a guardarlo. Nei tuoi occhi ho già visto la mia vittoria. La vicenda di Patrizio Oliva non è semplicemente la vicenda di un uomo del sud che ha lottato per se stesso e basta, ma è un messaggio, perché è l'uomo appunto che deve riuscire a creare dal nulla, a rompere le catene che ci trattengono. La stessa identica situazione quando combattiamo. Ragazzini che comincia ad affermarsi nella box e grazie ai suoi successi comincia a portare un po' di felicità alla famiglia, che era questo il sogno che avevo io e la promessa che avevo fatto a mio fratello prima di morire. Io promisi che la morte di mio fratello doveva risorgere nei miei guantoni. Attenzione, è il momento. Hamilton Oliva, medaglia d'oro! Medaglia d'oro a Patrizio Oliva! Complimenti anche oltre al grande atleta, il grande uomo. Mi approfitto a dire che io da domani fino al 6 giugno sarò in scena con lo spettacolo in tre round al teatro, al museo ferroviario di Pietrassa. Quindi se vi fa piacere. Io ti volevo venire, ringraziare perché praticamente avevi le prove e hai finito prima per venire qua. Certo. Questa è la dimostrazione che veramente sei un grande uomo, un grande atleta. Un fratello mio, no? È un fratello. Grazie Patrizio. Dicevi tu, ce ne vogliono 15. D'accordo. Patrizio deve fare un saluto a un nostro carissimo amico che ci guarda. Un altro fratello migliore, perché con Tonino sono proprio cresciuto. Tonino Ligoli. Ah, Tonino, come no. Anche lui, grande amico. Grande fan del Napoli, sempre intenditore. A tuo fianco. È grande amico, veramente grande amico. Lo sai. Se tu non hai 10, perlomeno 5 o 6 col carattere che dice Patrizio, no? Nello spogliatoio. Voi ditemi chi c'è nel Napoli, un motivatore, uno che ne abbiamo parlato in macchina e te. In quel Napoli c'erano 11 campani, appena sono stati tolti Muro, Carannante, Filardi, Ifusco, Volpecina, non abbiamo vinto il secondo scudetto. Come? Caffarelli, Gigi, mica è poco, scusatemi. Cioè, quando ci state, sei napoletano, sì. Si parla la stessa lingua. Sì, vabbè, ma non diciamo che solo i napoletani, possono essere anche non napoletani. Io posso dire che quando sono arrivati per il passato gli stranieri qua, io mi ricordo che la prima frase la dicevano in napoletano.
Questi non ci conoscono proprio, lo sa. Se li vedono non sanno nemmeno chi siamo. Sono stati blindati. Il calcio era un'altra cosa. Ed è schifoso. Io ho visto una fotografia che ti faccio vedere, che giocavi anche tu, Rosario. E ti voglio fare la stessa, fammi fare. Io sono d'accordo, ma se mi fai finire. Aspetta, ti faccio finire. Il pallone vostro era rotondo così. Come sei polemica, vai. Non sono polemico. Vai, vai. Ho detto, se tu prendi l'almanacco e vai a vedere la rosa dei giocatori di tutta la Serie A e Serie B, anche in Serie C, trovi che su 30 ce ne sono 25 stranieri, capito? E allora tu... Te lo sto dicendo. È quello che ti voglio dire. Ma andavo in televisione, tutto anche nelle TV locali, per stare vicino al pubblico, ma non ho più visto un calciatore in una TV... No, ma non lo vedi nemmeno regionale. In mezzo alla strada. Ma sai quello che facevano anche loro? Pure io quando stavo lì a Roma, c'era l'usanza che ogni giovedì, quelli lì, maggiori esponenti, tipo povero Long John, Wilson, andavano ogni settimana, uno andava nel club di Monte Rotondo, infatti, quell'altro. Sì. Ma la gente li amava veramente. Adesso, per esempio, la società non ti manda. Ma tutti quanti non li mandano, mister. Vabbè, qua non ne parliamo proprio. Qua... Perché ho chiesto una volta un favore a un hit mister. Ma un mio ex saliva hit mister. Perché non possono vivere la vita normale di un cittadino e stare in mezzo alla città? Per quale motivo? Cioè, sono blindati, non ne viene a nessuna parte. Comunque, mo' critica al di là tutte queste. Ormai è un vecchio pensiero perché sono passati 15 anni, lasciamolo stare. Il problema adesso è affrontare quello che esiste e noi lo dobbiamo argomentare. Perché se noi ci mettiamo a parlare di 30, è vero, il pallone prima era diverso, i calciatori erano diversi, i calciatori come Burnic, come voi non ce ne sono più. Parliamo di quelli attuali, va giù, è inutile che ci giriamo attorno. Io non mi metto paura, io sono palomese, sono tifoso, sono innamorato, io sono capace pure di mettere in televisione, non me ne importa. Perché io mi appiccico con De Laurentiis, mi ha appiccicato con Fermi, litigo con tutti per amore del popolo napoletano. In campo non sono scesi i giocatori. Riuscite quello che volete voi, in campo non sono scesi. È inutile che difendi. Sono stati, volete sapere che qual è il mio pensiero? Sono stati 11 vigliacchi. Riuscite quello che volete voi. Lo dico a nome di una parte del pubblico, a me sapete, c'è andata a raccomandare stasera. Io lo dico, 11 vigliacchi. Poi c'è il mister De Laurentiis che stava facendo da me. Si è litigato con Gattuso, cioè, abbiamo il coraggio di dire la verità. C'è un popolo che soffre, lunedì mattina ci siamo svegliati in lutto tutta la città. Per Dio, diciamoci la verità. E io sto ancora male. Se 11 scemi mi hanno fatto morire i colli, io non ho dormito tutta la notte e parecchia gente non ha dormito come me. Non ti far vedere così che gode. Gennaro. Chi godono chi? Loro? Un presidente gode. Caissi gode come non può. Però poi per me è una soddisfazione, mi sai qual è? Che io sono Palumella e lui a De Laurentiis ha guadagnato un milione di euro. Abbiamo visto Patrizio Oliva che è un esempio, uno spettacolo, quello che ha fatto vedere e l'amore che c'era nel calcio era esemplare. Oggi purtroppo noi viviamo ancora di ricordi, quello è il problema. Noi stiamo ancora, purtroppo, il calcio non è più quello, Gennaro. Io ti capisco cosa dici tu. Secondo te a lui che gliene frega dei tifosi che stanno male? Io so i tifosi come stanno, ma si stanno anche perdendo i tifosi del calcio. Il calcio sta alla rovina. Io lotto con i procuratori, con questa gente che del sistema, attenzione, perché è tutto un sistema, purtroppo, ce l'hanno loro in mano, fanno quello che vogliono. Ci stanno anche a guardare, Gennaro, si stanno mettendo a ridere. Ci a questi come che la verità non la sappiamo qual è. Perché tu dirai, Patrizio diranno 11 ho capito, ma se questi dovevano non giocare, che potevano fare? Ma dillo, non volevano giocare perché significa che l'hanno promesso qualcosa. O gli hanno detto non vi paghiamo i soldi. Mi sto facendo la domanda. Come fai? Io non so niente. Io sto ascoltando, sento. Però vorrei sapere se questi giocatori sono andati in campo e non erano all'altezza, non sono, o non sono potuti andare in campo come dovevano. Questo voglio. Ma il tuo pensiero qual è? Hai detto la stessa cosa, hanno detto in campo non dovete giocare. No, tu ti esprimi, come facci? Come ti esprimo di chi? Io ti faccio una domanda. E tu sapevo tu stai facendo tua domanda e la risposta. A noi c'era. Io ci ha citato la risposta. Hanno giocato al 50%. Che 11 sono stati 11 con inci. Ok, per te mister. Hanno giocato al 50% per te. E netto niente al 50%. Posso dire al 50%. Io mentre guardavo la partita dicevo, ma
scende in campo il Napoli. Forse il secondo tempo, va bene, aspettiamo, aspettiamo. Un'altra e giriamo. Vabbè, ma tu quanto stai dicendo delle cose che, come dice Gennaro, se uno va, si addentra nelle... Sono cose molto, molto crude. La fa capire, boh. Oh no. Tu è, no, sai che fa? Sai che fa? Lui vuole... Vuole dire la cosa, però ciao fa, riuscire a noi, io fa un po'. Perché il pensiero tu è quello. No, no, ma io sento. Ando, io sento. Uno dice Gattuso, non ha dimostrato la kill. Uno dice una cosa, uno dice un'altra. No, ando. Poi dice sorrienda. Ando, no, 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 ando. La verità. Ando, la verità è che Gattuso l'ultima partita non ha schierato Demme e Politani che meritavano, secondo lui e secondo me vedendolo da fuori, conoscendo quello che ha fatto Gattuso, l'ha valutato a Politano e poi l'ha messo in panchina. A Demme ha fatto la stessa cosa, il miglior giocatore del Napoli, Demme. L'ha tolto e per me ha sbagliato. Domenico, te l'ho detto, scusi, no. Fortuna. Che? Demme, ma quando ma dice la cosa Ciro che se è vero che Demme non poteva giocare per il fatto del bonus che aveva con la squadra, è vero questo? Questo è un dato, non è un vero, è un dato. E allora, allora a quel punto là che... non lo devi portare neanche in panchina. Però io credo... Perché ti spiego. Che se questo... io lo porto in panchina, ok, e vedo dalla panchina che essendo a una televisione, no, che dice stai andando a due all'ora. Vicino a qualche centrocampista, vicino l'altro centrocampista. Poi tu da tifoso, che sai che in panchina c'è Demme, che fai tu? Sì, però se uno decide da solo, andando in panchina, ma questo Napoli, preso singolarmente l'uno per uno, al di là di Demme, non era capace di battere Verona. Quindi voglio, fatto, dire, quindi voglio dire la scelta di Gattuso no, stai dicendo quello che diciamo no, però, la scelta di Gattuso attenzione. Non sto parlando di Gattuso, io no, sto parlando solo di le lei, scelte per sapere di sì, ma l'allenatore che se ne va Demme stava bene, ho capito Gennaro, qua se si va in panchina sta bene, sta bene, e poi ognuno ha le sue Demme sta bene, sta bene, perché non è entrato, perché il fatto del bonus no. Oh. È un dato questo che potrebbe essere, però in definitiva Angelo, quale bonus? Angelo ce lo spiegamo male ai tifosi, perché poi c'è Antonio dice no, fermiamoci un attimo, perché Gattuso era contro il presidente, a quello che diciamo noi, non avrebbe fatto giocare Demba perché avrebbe avuto dei soldi, perché aveva poi l'ambasciata del presidente, perciò stiamo facendo, non l'ha messo, ha sbagliato, per me non l'ha messa, ha sbagliato, sai perché? Io la penso come Patrizio, per me volevo fare il dispettuccio. Guarda che Gattuso è andato molte volte durante il campionato in confusione, non ti dimenticare, alcune partite in casa non siamo una volta mai riusciti a superare Angelo, il centro. Angelo, lo sappiamo bene perché aveva dei problemi agli occhi. Guardavo la partita e mi veniva a mente la scena di Toco Pasquale, correva i pacchi e dice tu non dici niente, no io volevo vedere, sto stupido, dove volevo arrivare. Io avrei giocato e dice ma io volessi sapere sti scema, Ronny. Però quindi, ma è così, a maggior ragione. Non te la hai ragione di una partita. Guarda, io per avvalorare quello che dice Patrizio e tutti noi, faccio una domanda a tutti quanti noi, ma con la sola entrata di Demme, con quel presepe, come si sono presentati domenica, voi pensate che sarebbe cambiato? E allora ne facevi, allora, sono ragazzi, una fanno giocare. Noi usciamo di qua. Scusami. Non capito no, allora l'hai detto bene. Io avrei tolto Zelischi, avrei messo Demme, non Bakayoko. Perché comunque come muro, il lupale la luce, mi serveva. Però, però, nonostante tutto, noi siamo andati in vantaggio e nessuno, nato un po', non esultava. Vi faccio riflettere una cosa, già l'hai detto, io l'ho detto, l'ho fatto a parecchie persone questa domanda. Quando abbiamo segnato, io sinceramente, come Rachmani, che non ha esultato proprio, noi da quella scena già siamo rimasti perplessi. Poi io ti devo dire la verità, per come stava giocando il Napoli e per come vedevo la partita all'andazzo, io non ho esultato come altre volte, non so se a voi vi ha fatto lo stesso effetto. Ma noi stavamo tutti presi, che c'è Iove, che non ma esultato. Tu hai esultato... Eccolo qui, dopo... È stata una liberazione. Io dico la verità, quando abbiamo metà. Fatto quello è stata una liberazione per noi. Si può rivedere questa immagine, per favore? Nessuno ha esultato, nessuno, guarda là, nessuno ha esultato, guardate. E a metà mano. Qualcuno che stava sottando poi si è abbassato. Guarda,
poi dopo ci hanno fatto, sono stati altri due. Però la cosa allucinante, ragazzi, noi che abbiamo tentato anche di fare l'allenatore, è allucinante prendere gol da come l'abbiamo preso noi, ragazzi. Qui non, ma non scherziamo proprio, qui non è colpa degli allenatori, qui è colpa dei giocatori, ragazzi. Per questo, guarda chi state, ragazzi. Se noi, allora, noi dobbiamo, stiamo facendo un programma sportivo. Sono 35 anni che faccio questo programma. Scusami, René. No, sono 35 anni. Ci sono stati dei grandi competenti. Stasera abbiamo praticamente un'espressione importante della nostra storia, che siete voi. Cioè, ma possibile che noi ci dobbiamo fossilizzare su questa cosa? Il Napoli, vi ripeto, è inutile. Tu dici un'altra volta, dopo come ce ne usciamo? Rosa, io me ne esco come me ne sono entrato. Per me in campo non sono andati. Dite quello che voi, per me non era il Napoli, perché una squadra, prima avete detto a Firenze il Napoli, per me ha disputato una grandissima partita, a parte tecnicamente, anche caratterialmente, c'è stata una squadra che ha buttato il sangue. Ieri, domenica, il Napoli in campo non è sceso. E io ho dei dubbi, li posso avere? Non accuso perché non vi posso permettere, no? Psicologicamente, allora vuol dire che non sono giocatori all'altezza. E infatti, non abbiamo devono cambiare mestiere, come diceva Ciro Muro. Nei momenti topici, nelle gare importanti, abbiamo fatto. Solo a Napoli succede questo. Ed è successo già due anni fa. È una gara importante, era una gara importante, ma quella è una partita che il Verona è venuto qua, che voglio dire alla fine, ma quello è il Napoli che non è sceso proprio in mezzo a campo. E là c'è il punto interrogativo di dire. Che è successo a questi ragazzi? Che c'è sotto? Perché la domanda è questa. Che c'è sotto a questa partita? Se ho prove, dico che c'è sotto. Non c'ho prove. È ben normale. Quindi, se vogliamo dedicare almeno un minuto alla mia provocazione. Quale? Che è quella lì che c'è sempre. Che il male non si estirperà. Che tutto questo non finirà finché non si estirperà quel male lì. Ma è difficile. No, perché come si estirpa? Sì. Si è stipa con una bella rifondazione complessiva degli arbitri. A Superlega dovrebbe iniziare a squalificare la Juventus. No, scusami, ce l'ha. Prima di tutto le ultime 5 giornate, non una giornata, ma 5 giornate. Tutte insieme. Si gioca tutti insieme, ce ne frega una mazza di scari. Si gioca insieme, perché c'è la possibilità di fare delle valutazioni, non dico convinto, ma delle valutazioni. E allora si gioca tutti contemporaneamente insieme e nessuno sa quello che succede dall'altro, lo apprende dopo. Mentre invece un'altra cosa importante è la riforma degli arbitri. Io sostengo che le gare importanti del nostro campionato devono essere arbitrate da arbitri internazionali, esteri, come succede in Champions, in Europa League. Perché un lavoratore europeo può lavorare in Germania, in Belgio, in Francia regolarmente e un arbitro non può venire ad arbitrare. Angelo, però, Angelo, questo è un parafulmine, perché tu hai sempre gira, puoi arrivare sempre là. Angelo, non è cambiato niente, perché il presidente deve cambiare, mettetevelo in testa, tu Massimo e tutti quanti. Sto dicendo una cosa. E pure quello, però tu entri in mezzo con un altro discorso. Lui ha ragione. Lo devi mettere noi in mezzo. Abbiamo ragione perché se fosse, no, ma se fosse quello che dice lui e concordo, noi tutti questi litigi non li faremo perché tre noi staremo. Cose da fare. Uno, riforma del VAR. Bisogna capire come funziona. Bisogna sentire quello che si prima, dice. Bisogna capire prima il regolamento. Ha ragione. Poi lo facciamo sentire come c'è nel rugby, che l'arbitro parla col VAR e tutti sentono. Che c'è da nascondere? Stiamo decidendo se è un gol o non è un gol. Ma lo diciamo da anni, Angelo, questo. Abbiamo litigato con Idris dalla prima giornata, ti ricordi? Stiamo decidendo se c'è una linea diritta o storta. Si fa tranquillamente. Due. Terza cosa, gli arbitri stranieri. Per me gli arbitri stranieri sono importanti. Hai ragione, caro Annanda, è tutto insieme. Guarda che il presidente dell'Inter per me ha fatto una grande cosa. E vedere gente che se ne va perché non ha accettato un taglio per la crisi che c'è, per il Covid, è uno schifo, Angelo. È uno schifo. Ma non è possibile che Conte... C'è Real Madrid. Ha chiesto a tutti un po' i giocatori. Qual è il problema? Tu dici che dici tu non cambierà mai fin quando ci sono tanti soldi. Ma il giocatore non gli toccherà mai. Fin quando ci sono tanti soldi non cambierà mai il sistema dell'arbitro. Tu avresti accettato la riduzione di calcio? Che cosa? La riduzione del compenso. Sì.
e altri no. Voi ma sai perché? Anzio, ti posso fare una domanda? Perché? Tu hai detto, stai andando su un altro discorso, io credo che alla base sia sempre lo stesso discorso e ti spiego il perché. Il Napoli è andato in silenzio stampa, giusto? Perché è andato in silenzio stampa? Perché De Laurentiis voleva che Gattuso non parlava. Questo è un dato per me. Lo stesso per i giocatori. Il presidente, quando vede tutte queste cose che non vanno, i rigori, eccetera, eccetera, non parla. Perché? Perché tutti si vogliono associare al marchio Juventus, c'è poco da fare. Perché tu dicevi cambiare il VAR, ma devono cambiare prima i presidenti. Non devono fare come quelle persone, dice, vabbè, io pizzico qua. Deve finire questa cosa. Sono tutti i presidenti coinvolti, perché si dovrebbe fare una lettera di intenti, te lo dico da anni, contro la Juventus, che è il marcio, che non lo faranno mai, perché anche il presidente è entrato in questo sistema. Sempre che c'è, ti offendi sempre quando parliamo. Però con questi debiti che sono diventati stratosferici, ragazzi, ma per forza di cose dobbiamo cambiare. Parlando di quello che diceva Antonio, i procuratori, io adesso lavoro per un grande personaggio, per Totti, no? E fa il procuratore. Totti dice due cose, no? Nelle nostre riunioni. Non rompete le scatole a nessuno. Chi vuole venire con noi viene, perché lo vogliamo assistere. E non promettete soldi a nessuno. Io non do soldi posso a nessuno. Posso farti una domanda? Do solo la mia hai aperto una grandissima finestra per tutti quanti noi. Tu sei amico di Totti perché lavori con lui. Francesco, che è un grande campione ammirato da tutti. Io sono un amico di Francesco Totti e sono orgoglioso perché per me ha rappresentato alla grande una squadra, eccetera. Come Bruno Conti, sono il giocatore che più ha ammirato. Si sono espressi anche bene per quanto riguarda Ciro Esposito, con Antonella Leardi, e questo è stata una bella cosa, ma anzi colgo l'occasione per mandare un bacio ad Antonella nel ricordo di Ciro. Io mo ti faccio questa domanda. Totti è amico tuo, Spalletti è anche amico tuo perché avete fatto il corso insieme. Calcisticamente, come la vedi tu questa situazione che Spalletti potrebbe passare al Napoli quando ha distrutto un marchio come ha utilizzato Totti? L'ha fatto cacciare, Totti l'ha messo 2 minuti per ridicolizzare e poi il Signore è sceso dal cielo, ha fatto fare 2 gol a Totti, perché Totti ha fatto un gol che forse un giocatore che atleticamente sta in quello stato a 40 anni non lo faceva nemmeno a 30. Hai visto, no, quel gol quando ha steso il piede? Come? Là ti strappi quando hai 40 anni. Non so se sei d'accordo. Io voglio capire da te come ti comporterai in questa situazione. Perché noi siamo impauriti, perché già ha detto che vuole fare fuori Insigne. Si dice, io ho sentito questo. Io intanto dico una cosa. Mi hanno detto, ragazzi, che stamattina alcuni giornali importanti, alcuni dicevano che De Laurentiis già sta preparando 3 cessioni di cui c'è anche Lorenzo Insigne. Già ha parlato con Spalletti. Ma c'è 3 creature, poi. No. In una società, c'è una società vera, organizzata, non un allenatore. Voglio far fuori Carannante. Se Carannante è bravo e ci sono dei dirigenti bravi, come lui ha questa, lo mandano via me, ma no, lui lo sa, è lui che ha questa doppia veste. No, io dico una cosa, che secondo me anche Francesco pensa che sia un grande allenatore, perché io penso che sia. Adesso il Napoli doveva prendere un allenatore. È un grande allenatore. Perché se noi osanniamo. No, dici che è quasi fatta, anzi, è vero. No, dobbiamo dire una cosa adesso. Voglio dire, a Napoli abbiamo tutti visto il film di Totti su Netflix. Se no, penso l'abbiamo visto tutti questo film. Tu non l'hai visto. Comunque, esiste un canale, si chiama Netflix, hanno fatto questo film. Ora, in questo film l'allenatore, nell'occasione Spalletti, ne esce malissimo. Tu ti schieresti mai con Spalletti rispetto a Totti? Infatti, è quello che stavo dicendo. Allora, nella mente delle persone, adesso ci arriva questo, farà come nel film, farà fuori Insigne, allora Insigne, allora ci stiamo già creando. Ma io credo che Spalletti, se dovesse trovare Insigne nella sua squadra, dovrebbe solo essere contento, perché Insigne ha tolto parecchie castagne dal fuoco, anche a Gattuso. Guardi, quindi, io alzo le mani, però a Spalletti gli vorrei chiedere. Ti sei dimenticato, solo qui, non è perché lo voglio condannare, ti sei dimenticato quello che hai fatto? Io ho dei dubbi su quella partita. Io lo andrei a chiedere a un altro invece, lo andrei a chiedere al portiere dell'Inter. Andanovic anche, sì. Io lo andrei a chiedere Santoni, Cardi, Totto. Perché si scansava. Guardi che molti di voi, se oggi lo incontro a Cigena, stasera lo dici questa cosa,
l'hanno detto anche in radio, e io la dico come sempre, perché io sono prima con i tifosi, poi con la squadra e poi con tutto il resto. Ed è una cosa importante da dire, perché l'allenatore, chiunque esso sia, adesso, senza pregiudizi, perché Spalletti fino a prova contraria ha dimostrato di essere... Mettilo vicino, mettilo... Insomma, parliamo sempre di parliamo sempre che Pjanic si lamentava, dice sempre allora, sempre, 4, 2, però 2, giocava 2, con la Roma. 4, 2, 3, fa il 4-2-3 e li fa giocare bene, perché se chiedete a Totti, secondo me Totti dirà che è un grande allenatore. Sì. Ok, questo poi, lo sai più tu, a me no, non poi mi dopo risulta, magari perché da Netflix si esce fuori esce fuori diversamente. Ci mancherebbe. Società, voglio dire. Lì c'era una società che insomma, perché poi Totti vedeva in da come ho visto io, vedeva in Spalletti il suo peggior nemico, ma non penso che sia stato così. È uno che ti fa fuori in quel modo, ma scherzi. Ma no, ma lasciamo perdere. Ma adesso noi stiamo parlando di un allenatore. Io sto impazzendo da domenica. Io non vedo l'ora che inizi il campionato e che qualcuno ci faccia fare il salto di qualità contro il Nord. E quello alla fine, è proprio, lo faremo mai. Sono 30 anni, c'è solo una risposta, lo sanno anche i ragazzi, scusami, padre, c'è solo una risposta, sta qua. Per questo abbiamo messo questa strada, perché come ha combattuto il sistema calcio, e noi abbiamo vinto perché eravamo 20 volte più forti, e l'abbiamo vinta 2-3 giornate alla fine, forse anche una giornata alla fine, perché c'era lui. A Napoli non diciamo mai, perché ci sono, come prima l'avete detto questa cosa 2 anni, poi l'ha tirato indietro. Se l'avete detto, il calcio è malato, perché praticamente lo dirigono in parte Milan e Inter, e soprattutto la Juventus, che è stata condannata dai tribunali perché rubavano. E che parliamo? Allora hai detto bene, invece di parlare di... Abbiamo parlato che abbiamo fatto... Di questo dobbiamo parlare. Perché tutti io parlo 30 anni. Altre due cose mancano a questa trasmissione stasera. Altre due cose mancano. Scusami, padre, mancano due cose. La prima, vorrei conoscere... No, ehi, non facciamo comizi. Vorrei conoscere... Vorrei conoscere come va a finire la questione delle squadre che si sono schierate nella Super League. Vorrei conoscere. Due, vorrei conoscere la questione Perugia. Che cosa succede, Cantone, amico mio? Che cosa succede? Non abbiamo notizie più di questo Sanchez. Che succede? Terzo, vorrei sapere il fair play finanziario. Se vale ancora o se si è tolto da mezzo. Perché se vale ancora il fair play finanziario, attenzione al Manchester, al Barcellona, al Milan, all'Inter, alla Roma, alla Juventus, che sono fuori di tanti milioni di euro. La Roma, che è una società disastrata, tant'è che il presidente cede, vorrei capire come si può permettere Mourinho, uno dei allenatori più costosi del mondo, quando c'ha un crack finanziario che sta proprio sulle spalle, anche se adesso sembra che questi americani siano rientrati, però tutte chiacchiere. Il Napoli, che è l'unica società con un bilancio perfettamente in regola, va bene, dovrebbe fare casino, dovrebbe dire: ma le regole sono per tutti o questo fair play finanziario vale solo per altri e non per tutte le società maggiori? Questa è la domanda, queste sono le risposte che vogliamo, al di là di quello che si è vinto, si è perso. Di stabilire le regole. Ma sul sito però è uscito scritto che c'è stato l'incontro, cioè, questo c'è la firma, sangue azzurro, c'è proprio la firma del giornalista, ha detto che si sono incontrati. Dove? E sono uscite parole fuori. Ma dove? Prima della partita. Pazzo. È grave, lo deve denunciare. Ci sono tante persone che improvvisamente dicono le cose. Allora si dice che si sono incontrati, la squadra ha chiesto la conferma di Gattuso. E dice che De Laurentiis ha detto è non ce ne non ne parliamo. 20:40 allo stadio, si gioca alle 20:45. Quando è arrivato? Anzi, ma tu stavi giù allo spogliatoio, voglio dire. No, stavo giù allo spogliatoio. E come fai a dire è arrivato alle 20:40? Però ti posso garantire che è arrivato alle 20:40 e non mi fa raggiungere altro. Ti vuoi garantire? Ma non ho capito. Vogliamo capire che cosa è. Perché cos'è? Non si è capito niente. Allora, c'è un sito, un giornalista, Sangue Azzurro, ha rilasciato una dichiarazione, un'intervista, ha detto che praticamente prima della partita si è incontrato la squadra e ha voluto parlare con De Laurentiis perché voleva la conferma di Gattuso. Per iscritto ha fatto nome e cognome e dice che il presidente della Repubblica ha detto di no. A questo punto sono alzato un po' i toni, sono alzato e poi è successo quello che è successo. È una cosa grave quella, è una cosa grave se il giornalista ha scritto e non è vero, bisognerebbe capire. Una cosa grave.
sui siti, hai voglia, non voglio sapere. Tu ti preoccupi quando io parlo di tifosi non parlo che hanno detto questo, devi preoccupare di questo, no, di questo. No, io mi preoccupo pure di questo. No, no, io no, perché la chiacchiera dal bar è sempre esistita, loro lo sanno. Sì, vabbè, questo invece è una cosa ufficiale su un sito, Angelo. Sì, che cosa significa? C'è nato. Che quando significa? Vai in un sito, giornalista, come che tu significa? Stai con un'altra femmina, è vero. Oh, tu stai con un'altra femmina. È vero, è vero, è vero, ammesso che è vero, ma che c'entra, ma questo allora, discorso che c'entra? Allora, fatto salvo il giornalista, che questo non dice, poi si devono cercare di trovare riscontro, si devono confermare, si devono valutare, ma io te lo sto, infatti, lo sto non dicendo. Non sono state verificate queste notizie. Allora, non sono state verificate, la tua è verificata che alle 9:20 è arrivato noi il presidente. Noi abbiamo verificato questa notizia. La tua è arrivata alle 9:20 il presidente. Sì. Come potevi incontrare la squadra che stiamo già in maglia addosso? Come? No, non viaggio in macchina, il presidente. Vabbè, hai detto non mi far dire, mi farebbe piacere sentire anche altro, perché la fiducia poi vuol dire... Guardiamo oltre, ragazzi, guardiamo a questo allenatore, guardiamo a questo Napoli, pensiamo a quali sono i giocatori... Angelo, sono 7 anni che dici questo, andiamo qua, guardiamo là e non vinciamo mai. E vedi le nostre mani, sono vuote. E tu invece? Cosa io invece fare? Dico che il presidente ha da fare. E cosa cambia? Cosa cambia? Cosa cambia? La fa? Angelo. La fa? Non la fa. Perché lo dici tu? No, dico non la fa. Come non la fa? Ci stiamo zitti o facciamo i ruffiani? No, che dobbiamo fare? No, io non faccio né ruffiani né sto zitto. Io non faccio né ruffiani né sto zitto. Allora, io dico che il popolo di Napoli merita lo scudetto. Sa da mettere d'accordo, dici che può fare. Lo scudetto, ma se riusciamo a vincere in campo. Ma se non si appiccica con 5 mesi con un allenatore, ma manca in sempre la colpa fosse mia e Patrizio lì. E Carannander. Ma è anche vero che veniamo da una ladrata 3 anni fa, incredibile. Infatti, che eravamo campioni di Italia. Questo lo e non ha parlato il presidente, sto ancora aspettando. Ed è questo, sono d'accordissimo. No, dobbiamo far tremare, questo è sempre il discorso di prima, che tu hai detto, Gennaro, allora come diciamolo, no, non è come dite voi, perché da lì avrebbe dovuto reagire il presidente. Quando io dico una cosa, non riga così tanto per parlare. No, no, per carità. Che ha confessato l'errore, ma non dobbiamo parlare più. Orsato, e quando restano? Ma lui ha detto una cosa importantissima, Gennaro, è che tutti quanti sono... conniventi, o mi sbaglio, bravo. I presidenti, pure e il nostro. Per esempio il signor Gasperini che dopo un'altra ladrata, perché Quadrato non era da ammonire, era da espellere sul gol di Kulusevski, e questo non gli ha dato nemmeno sul gli rigore. Ha dato il gol. Gli ha dato il gol, il come si chiama, il signor Gasperini, che dopo il Napoli, dopo la vittoria sul Napoli per 3-1, si lamentava perché ci hanno fatto incazzare, perché ci dovevano dare prima il rigore, poi non ce l'hanno dato. E adesso allora, non ti lamenti, fammi capire. Per concludere un attimo, facciamo uscire gli artisti perché devono cantare. Per concluderlo, allora, Napoli è una delle città più importanti, sotto tutti gli aspetti, culturalmente, come bontà, come amicizia, come aperture di gioco, perché noi pure i giochi che hanno fatto a Napoli, noi siamo veramente... una storia per gli italiani. Io voglio capire, noi che siamo gli unici che possiamo reagire, perché abbiamo un popolo di 6 milioni di napoletani nel mondo, anche 7, cioè perché il nostro presidente, il nostro, mi metto pure in mezzo, pure il mio presidente mio, non parla dopo una partita come hai detto tu, e voi mi venite a dire, ma la Juventus, cioè qua siamo bravi, pompa me, perché parliamo, poi ci sta a sentire a noi. Allora se a noi ci sta a sentire, presidente, io lo invito a dire, perché 3 anni fa quando abbiamo vinto lo scudetto non hai parlato? Uno. Perché abbiamo perso lo scudetto. Quando abbiamo perso o quando abbiamo vinto? Quando abbiamo vinto. Per me l'abbiamo vinto. L'abbiamo perso perché sono successe le cose, compreso Spalletti che deve venire a Napoli, poi abbiamo trattato Allegri, questo calcio fa schifo, Conte va all'Inter, poi all'improvviso ne va, poi vince lo scudetto, poi fanno gol, si mette con la faccia così quasi con il mezzo sorrisetto. Per finire queste cose deve partire da Napoli, non può partire da Palumella, Pompameo o Ernesto, deve partire il presidente, deve alzare la voce a 6 milioni di napoletani al tuo fianco. Simone Popolo che ci stanno a rubare, ci stanno a atterrando. Però purtroppo quando l'ha alzata una volta, vi ricordate, signor Platini. E la deve sapere alzare la voce. Ernesto la deve sapere. Che è venuto quello nella semifinale di Europa League. Ferlaino l'ha detto 2 settimane fa qua. Entro nel palazzo con astuzia, no, caccaccio lì, matteggia, io so, canzi menisciù. Siamo tutti esseri umani che vogliamo il rispetto. Il Napoli per vincere deve iniziare a cambiare metodo. Innanzitutto deve avere uno stile,
uno stile, chiedo scusa, non un presidente che parla a bambera. E poi bisogna prendere degli uomini importanti, vedi il Milan, Maldini, Nedved, Tare, ognuno ha un ex giocatore che quando si parla con Nedved e Paratici in un campionato serio, ok, non li farebbero nemmeno sedere. Bravo. È quello che dovremmo combattere noi. Infatti, e se ci fosse giustizia e parità, cosa che non c'è in Italia, perché in Italia se rubi è tutto a posto. Paratici è federato. Parare, ma ti sei dimenticato Ferlaini come li fece tremare, si portò tutto il sud con lui, poi entrò come vicepresidente, così che si entra. Come? Ferlaini voleva vincere lo scudetto. Infatti, lui non vuole vincere, bravo. L'ha detto. Cioè, infatti. L'ha detto. Che se ne fa lo scudetto? Vuole arrivare sempre secondo, che se ne fa lo scudetto? Io preferisco stare 9 anni in Serie C e vincendo lo scudetto. Il latino Vanni stai, che stiamo parlando? Io non ho niente. Ah, se a Juventus ci stava facendo, l'Inter ha fatto tutto questo, quello che dite voi. Noi dobbiamo vincere. Speriamo. Ma fra due anni ci saranno i playoff. Scudetto. E allora là, attenzione, dovete seguire Angioletto. Là ci vanno gli abiti stranieri. Sui playoff, scudetto. Il giorno prima sappiamo chi è l'arbitro, piglia l'aereo la mattina e la sera arbitro. Ragazzi, quando ha vinto il campionato il Verona del mio ex maestro Bagnoli, c'era il sorteggio integrale, ok? Nessuno sapeva niente. E lì non potevi fare niente. È inutile che e ha vinto il Verona. Fermiamoci un attimo perché c'è la musica, ci siamo incartati. No, anche perché abbiamo due artisti e quattro brani. Sera è arrivato il primo artista della serata e è arrivata qui. Lei. Sì, è arrivato perché ha anche mangiato con noi, però è venuto qui per presentarci il suo primo, cioè il suo nuovo singolo in anteprima, perché Tifosi Napoletani porta fortuna e quindi lo accogliamo con un applauso, Luca Blindo. Grazie. Buonasera Luca. Una notizia in anteprima, Antonio Carannante e Ciro Mura ha scritto la canzone di 10 maggio 87. Quella che promisi la qui io glielo volta. Chiesi, l'ha fatta, ha scritto, si sta preparando Nermi Sambura e Carannante, ma che fate? No. Vabbè, ma lui giustamente sta raccontando una storia che non conosco, poi si è interfacciato col papà, con noi, con tutti quanti, gli abbiamo dato una sì, mano siamo... perché poi lui subito mette le parole subito insieme, bravo. Invece il brano lui e Basile stasera ho avuto bravo, proprio due vero, che fanno. No, per noi è sempre un onore. Questa sera portiamo il brano Occhiali di notte, che sarà il nuovo singolo che ci accompagnerà per tutta l'estate. Il brano come titolo di primo impatto può sembrare una cosa banale, però poi è molto pro. Occhiali di notte. Sì, ma ha un significato molto importante questa canzone. Ascoltatela e poi magari. Ha un significato profondo. Poi. Me li metto io, non fai niente. No, ma qua si parla di occhiali da sole, giusto? Esatto, degli occhiali, soprattutto in senso emblematico, gli occhiali che. Se ce lo porta a De Laurentiis un paio di occhiali. E quello è lui che deve vedere meglio, non noi. La facciamo. Ascoltiamoci questo brano. Grazie. Luca Blindo. Fili, mettimi c'è lento pure notte. Ma chi ce ne fotte? Ma ci faccio popcorn a così se verano show. Quello che piace a loro. Ma ti faccio le gomme morne fallite. Metto gli occhiali di notte, manco li vedo. Non vedo gli infami adesso, li lascio indietro. Mi spezzo la schiena, corro. Per sto di nero, l'odio che provi lo fotto, vesto di nero. O nome mio è Luca Blinda, e ci metto sempre a faccia. Pronto per fare era ca dinta, sputo sangue in coppa traccia. La musica so convinta, te ne fotto manco cazzo. Ma solo chi ti segue, e quanti like a jump. E non parla che parla, in de canzone sti palazzi. O beat che sguarra, come chi sti giornalaia. Che parla nei cronaca, sangue e pistola, tira in squadra. Ma le cose buone, se ne fottono sti infame. Qualcuno disoccupato, abbandonato lo stato, che si ricorda l'ora sola per essere votato. Metto gli occhiali di notte, manco li vedo. Non vedo chi infame adesso, li lascio indietro. Mi spezzo la schiena, corro, pesto di nero. L'odio che provi lo fotto, vesto di nero. Fire, vesto di nero. Fire, vesto di nero. Metto gli occhiali di notte, manco li vedo. Non vedo gli infami adesso,
mi lasci indietro. Quando scendi in due quartiere la gente mi rubena, ma io in cielo orgoglioso e insieme a me bicchiera, perché mi porto un coppo qualche pure rinde pena, e mezzo scomma ne fotte un rumore di sirena. La vita in un click bang come Sandler, e non pensavo che ste solo una serie. Yes man, real man, come Kerry Zero Show, cagna canale, non stai e non tu ma show. Oh, qualcuno disoccupato, abbandonato lo stato, che si ricorda l'ora solo per essere votata. Metto gli occhiali di notte, ma non li vedo, vedo, non vedo l'infame adesso, li lascio indietro, dietro, mi spezzo la schiena, corro, vesto di nero, nero, l'odio che provi l'ho fotto, vesto di nero, nero, fire, fire, vesto di nero, fire, fire, vesto di nero, metto gli occhiali di notte, manco li vedo, vedo, non vedo l'infame adesso, li lascio indietro. E guardi girano e luce blu boriona, stanno a raffica carica ma non è gomorra, e voce a lucca ne parlano coppo balcona, ma se succede qualcosa già stanno testimoni. Metto gli occhiali di notte, manco li vedo, vedo, non vedo l'infame adesso, li lascio indietro, dietro, mi spezzo la schiena, corro, vesto di nero, nero, l'odio che provi l'ho fotto, vesto di nero, nero. Gennaro, guarda, anche io metto gli occhiali di notte e ti spiego perché. Perché la sua canzone veramente è molto profonda, ha un significato molto molto bello. Patrizia Oliva voleva essere sì, spiegata delle sì, luci blu, che no, cosa... No, le luci... Io ti sto spiegando la canzone. La polizia, gli spari, che cosa... No, praticamente parla della situazione di ogni quartiere che, sì, che si vive nella realtà di quartieri particolari. Quindi la polizia, gli spari sono cose che si vivono, i blitz... Sono cose che vivono ogni ragazzo di ogni quartiere, quindi è una realtà che va rappresentata, magari con un titolo che attira i giovani per spiegare un qualcosa di importante. Che queste cose non si fanno. È metterti gli occhiali scuri e non guardare la cattiveria, l'infamia, vai avanti, esatto, e percorri la tua strada. Esattamente. È contro queste cose. Esattamente. Ci vediamo dopo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie Luca. Gennaro, adesso dobbiamo andare pure in pubblicità. E poi Basile subito. Poi Basile, così dedichiamo una canzone al Napoli. A che Napoli, dici? Sicuro. Andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo subito con Tifosi Napoletani. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 2 giugno, super sconti fino al 30%. Normende Android TV 4K 46 pollici, tuo, a €349. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. HP Notebook con SSD da 128 GB, tuo, a €299. Euronics Gruppo Tufano. Ti conviene sempre! Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime.
Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Per la tua pubblicità su Tifosi Napoletani chiama i numeri 081 741 3168 oppure 335 10 43 250. Bentrovati a Tifosi Napoletani, ecco qui accanto a me Mario Basile. Buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Benissimo. Cosa hai tra le mani? Ho un regalo per Gennaro da parte di Umberto Ciaramella ed è un regalo per te. Gennaro, con tutto il cuore. Faccela vedere. Spero che ti piaccia. Bello, eh? Quando si parla di Maradona sempre piace. Come fa a non piacere Diego? Ci sono varie foto di Diego Armando Maradona. È un regalo grazie. Con il cuore da grazie, parte di Umberto. Un abbraccio e grazie. Che saluto. La metterò sicuramente. Sì. Ma si parla di Diego. Certo. E adesso dedichiamo una bellissima canzone al nostro Napoli, i ragazzi della sì. Curva B di Nino D'Angelo, però l'hai rivisitata sì, a modo fatto tuo. Fatto una versione mia, insomma, che porto negli spettacoli live. Come tutti sanno, io sono pazzo del Napoli e ho fatto questa versione, spero che vi piaccia. Gennaro, ma hai fatto caso alle scarpe di sì. Mario? Di Umberto Ciaramella. I colombiani, colombiani. Ma qua deve arrivare un regalo, facciamo un appello. Come si chiama? Umberto Ciaramella. Ciaramella. Un paio di scarpe a me a Gennaro. Io porto 39. Basta a te, non... Ma le mie scarpe però non sono quelle dei colombiani. Allora siamo pronti? Ascoltiamoci il Mario sì, Basile. Questa. Forza Napoli, fin dall'ora.
quanto credi che sei... Sta canzone, tu. Mamma mia! Ma io l'ho fatto venire apposta perché ho detto vieni a cantare questa canzone perché poi alla base c'è l'amore della squadra, del cuore nostro, no? Certo. E l'ho invitato per però questo adesso motivo. Dobbiamo ascoltare anche un po' il suo successo. Poco a poco il tuo successo che praticamente ormai è internazionale. Eh sì, 1 milione di visualizzazioni. Almeno, quanto siamo? Circa 1 milione di visualizzazioni. 800. No, credo di più. No, siamo a 12 milioni. 12, ah, 12 milioni, io sono rimasta la settimana scorsa. A 3 settimane no, tra 800 mila stavamo, siamo a 12, 12 milioni. Su YouTube di visualizzazioni sono 1 milione. E io parlo di YouTube. Di TikTok, ah, TikTok, vabbè. Ah, TikTok, E ascoltiamoci anche in Colombia. Vai. C'è Magname con sì. Facile. Rocco di Maiolo. Ai mami, viena con me, malavita movida. Giurungo pa libertà, pure il sabato fu bravo. Si mollò cori in te capo, si ma che anche in Apoli. Pure un terra Medellin, c'è magna me Colombia. Faccia guerra sti pupazzi, miezza rap e miezza trap, sulla ca musica mia. Mame, 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 c'è magna me Colombia. Grazie mille. Grazie, ovviamente cantando questa canzone a volte c'è un doppio senso. Che io cosa l'ho pubblicato già, canzone? Non bisogna confondere la canzone con l'incitamento alla droga, non alla droga e non alla violenza, lo diciamo sempre, in genere lo dice e io lo pubblico sempre. Bravo, Mario. È solo un modo per scherzare, per divertirsi. Bravo. Complimenti, un grazie abbraccio. Gennaro, Basile, grazie a tutti, arrivederci. Ciao, grazie, molto simpatico. Grazie, complimenti sempre. Basile. Allora, noi siamo praticamente... il problema è che chi non come? Capisce nessuno, è tutto quanto i miei mail, ho sempre guardato che facile questa canzone assai, vabbè, no, questa canzone che io guardo su TikTok se, insomma anche i bambini ho sempre pensato che fosse, non fosse molto corretto, invece ha spiegato che voglio dire, è un gioco, speriamo che lo capisco come ha detto Patrizio, ma è anche giusto che la gente lo deve capire, ma dubito. Vabbè, però in gergo napoletano, quando diciamo c'è pippam, vuole dire c'è facim, nel senso li possiamo raggirare nei napoletani. Più in gambe di loro, perché c'è anche la musica senso. Colombiana. Non è che ci sta solo vabbè, il pensiero. Allora, Anzi, ma se noi, Angelo, ci sono cose molto più serie, tipo oggi hanno fatto un altro accoltellamento. Oppure, tu hai visto... Il direttore del San Ferdinando, tu hai visto che cosa... Quattro vigliacchi. Sì. L'hanno aggredito, l'hanno accoltellato. Se non finisce, hai visto? Questo schifo, se non danno pene certe e chi porta un'arma addosso gli devono dare quattro volte la pena che merita uno. Non la finiamo, Angelo, non la finiamo. Io vi volevo dire una cosa molto più importante. Se voi, no, se voi avete visto quello che è successo in quella funivia, no? Praticamente 14 morti. Noi abbiamo avuto la sfortuna di partecipare in prima persona, non nel senso perché mia moglie Isabella, il papà era il cugino della mamma di questa ragazza, Serena, che noi ricordiamo, praticamente io l'incontravo a Diamante, guardate che bellezza questa ragazza. Ci siamo rimasti male perché Isabella è stata a tutti i matrimoni della famiglia, il papà era il loro parente, anche Isabella, è in lutto Diamante, oggi c'è stato lutto cittadino. Per cui pensate per un attimo che sembra una cosa così, qua alla fine... Ci sta una persona che poi sei coinvolto in prima persona ed è gravissimo per quello che hanno fatto, hanno arrestato 3 persone e queste sono le cose più importanti. Il motivo? Il motivo è che hanno manomesso tutto, questo è il perché? Problema. Perché? Perché dovevano guadagnare. Dovevano guadagnare, perché? Mangiare. E questo cioè, come dice Patrizio, no? Questo è 10 volte in più e invece ci si è scritto, scusa,
che rischiano 10 anni, rischiano così, ma poco. 10 anni. Così no, poco. Ma è normale, che infatti, okay, infatti perdere una, la vita in questo, tra l'altro molti di voi non lo sanno, il ragazzo era andato per fare il fine settimana. Figuratevi un po', era meglio che non fosse andato. Non è neanche giusto che una da rischia la vita facendo il proprio lavoro, vengono quattro vigliacchi con le armi addosso infatti, e a gruppo infatti, contro infatti, una sola persona. Infatti, ma perché quelle possono persone che a uno a uno non vanno niente. Magari per perdere no, tempo. Ma sono vigliacca, uno a uno non vanno niente. E sono, dico, sono bravi, è forte, solo quando stanno quattro e lode nei cortili. E andiamo lì. Sempre lo dico, sempre venite a una volta. Se siete quattro e voi è normale, ma chiunque con una pistola a mano e un cortile siamo forti tutti quanti. L'uomo si vede che ha parole. Io, credo che io non ho mai litigato in vita mia, Patrizio, perché mi sono fatto rispettare sempre con le parole, mai Patrizio, con le mani. Io dico, capito? Questo forse è il messaggio. È una persona che lavora. Questo è il messaggio più giusto. Una persona che lavora deve rischiare di morire perché quattro vigliacchi devono andare là da Patrizio, scusami, io lo so perché ho vissuto con decine di migliaia di persone, Angelo lo sa bene. La violenza chiama violenza. Io dico invece non andate, non mi andate a cercare, la vita è bella, è corta ed è bella. Però se non noi capire questi ragazzi, è un invito che dobbiamo non invitarli. Stanno rovinando la propria vita, Angelo. Gennaro, quando fanno un'azione del genere, stanno rovinando la propria vita, non si rendono conto, si vogliono. Sì, era stato quel ragazzo, quel rider che portava le pizze, che fu, quattro persone, e anche loro. Ma è grave. C'è una moda di attaccare in gruppo. Sì, anzi, oggi pure io ho visto, ma le vediamo tutti i giorni. Il problema. Io una cosa volevo dire, una volta che la stiamo affrontando, c'è quasi padre che non ci sono fondi, qua bisognerebbe mettere vigili e poliziotti di quartiere, uno. Telecamere anche, Angelo. Telecamere e poi sotto invece di quattro. Dobbiamo vigilare. È inutile queste istituzioni che fanno chiacchiere. Il De Laurentiis non sta solo nel Napoli, sta anche nei palazzi importanti della città. Arturo. A Thames. A guardia giurato fuori a Metropolitani Marianella, Scambia. La bambina Noemi, un colpo vacante. Ma non è cambiato niente. Perché non ci sono pene certe e chiappano tra attenuando e riescono dei pene e esce tutto quanto fuori. Noi dobbiamo togliere il vizio di farlo queste cose. Qualcuno potrebbe dire, ma in America, per esempio, c'è sta l'ergastolo e i crimini ci sono stessi. Non significa niente. Però dopo 10 anni li vanno fuori dalla mezza via. Ok, dovremmo andare un po' sul sociale, ma non abbiamo il tempo. Ci sarà. Sì, ma noi lo facciamo spesso. È giusto, però prima ci affidavamo ad un uomo importante, che era l'avvocato Tuccillo, che lo sapeva spiegare bene. Pace alla... Purtroppo diventa molto difficile, anche perché un uomo come lui è difficile trovarlo, culturalmente e soprattutto sotto altri punti di vista. Volevo chiederti, Ciro, hai iniziato il Toto Allenatori. Tu pensi che... È finito allora? A questo punto ufficiale. A questo punto qua arriva Spalletti. È ufficiale allora? Io avrei preferito Sarri in questo momento, ti dico la verità, Gennà. Sarri. Manca la firma, ma pure con Cesare hanno dato per certo. Almeno ci fa vedere qualche cosa. Io pure avrei preso Sarri, però il problema sai qual è? Tra i tre è quello più molleabile, perché con tutto il rispetto che conosce Ernesto... io voglio dire la mia. Con tutto il rispetto dei tre è il meno bravo. Allora, anche perché con Allegri e Sarri, secondo me, il Napoli avrebbe continuato il ciclo. Invece Sarri, secondo me, si adegua. Allora, il mio pensiero è finito, perché è finito Sarri tutto, si è adeguato, no? Quando è non arrivato. Andando più in Champions. Quando è arrivato Sarri si era adeguato. No, infatti. Ho detto che Sarri se n'è andato perché non si è adeguato. Ah, io ho capito, Sarri. E tu capisci sempre contro di me. Ho detto Sarri e Allegri avrebbero continuato il ciclo perché pretendevano la squadra. Spalletti non so. Sto a vedere, sto qua, sto sulla finestra ad aspettare, perché c'è tanta gente che dice ha vinto qua, ha vinto là, io aspetto. Una volta che noi abbiamo aspettato alla finestra, poi l'allenatore è venuto fuori. Avevamo dubbi. Quale su Sarri? È venuto fuori? Avevamo è venuto fuori che se n'è andato, bombame! Avevamo dubbi su Sarri, ma chi ha preso Sarri? Invece poi Sarri si è rivelato. Adesso che tu non stai in Champions, adesso che tu non vai in Champions, ok? Andranno via qualche giocatore per fare cassa, no? Ma Spalletti chiederà. Angelo, però io ogni anno ti sento dire così. Anche a te. Sono d'accordo con no, te. No, a me no. Come no? A me io solo questa volta dissi che il Napoli era completa la rosa, al cospetto di altre volte. Però purtroppo il Covid non ci ha dato la possibilità.
Poi soprattutto, diciamoci la verità, un uomo di calcio non avrebbe mai fatto quello che ha fatto De Laurentiis con Gattuso. Perché prima gli ha proposto il contratto, alcune pagine non funzionavano, poi l'ha fatto fuori e per 5 mesi è stato un santo a sopportare De Laurentiis. Perché ha sempre voluto togliere i piedi dalle scarpe, perché così poteva morire come allenatore e come uomo. Invece ha reagito, ha vinto, ha finito male. Però diciamoci la verità, il presidente non è che avrebbe meritato di più. Forse tutti avremmo meritato la Champions, tranne lui, Angelo. Vabbè, non so se loro la pensano diversamente. È un poco sfortunato il presidente in questi giorni, perché pure il Bari, che era in lotta per i playoff, non lo sopportano, proprio protesta a tutta forza. E da chi è uscito? Dal nostro amico Oscar Maconi, che è direttore generale del sportivo del Ferrar Pisalò, il quale adesso... Sì, e il quale Maconi poi a Bari presidente, aveva fatto un gol, a Bari proprio aveva fatto un gol con Napoli, proprio a Bari, te lo ricorderai, il gol di Maconi a Bari. Maconi è molto molto amico di... Angelo, che ci vuole? Allora, un Bari che sta giù. Ma mica mi diceva, papà, poi passava Fabrizio Mio Juventino. No, era il là, c'è un dito da partito, che è il tuo presidente. Il presidente ci dà più biglietti, mo, c'è vero. Cosa? Il presidente ci dà più biglietti, mo. A chi? Perché è amico tuo, che ha biglietti programmi. Vuole scherzare sempre, Angelo. Comunque io credo, tu ci credi in Spalletti? A me non mi dispiace come allenatore. Sicuramente a confronto di, ho sentito altri calciatori, ex calciatori, che dicevano che al Napoli aveva c'era bisogno di un allenatore giovane. E dicevano, cioè, una squadra così forte, con tutti si cambia un allenatore giovane. C'è un allenatore invece, io disse voglio a Mourinho, voglio a Guardiola, si ha già scelto un allenatore o no. Però Rosario Rivellino vorrei sentirlo, perché prima hai detto, hai risposto ad Ernesto, hai detto quale grande allenatore, non parliamo. Quale grande allenatore? Di quanto riguarda Spalletti. Ah sì, sì. Non è che mi ha accettato col ma un grande allenatore deve aver vinto qualcosa, 2 o 3 campionati o no. Io Spalletti gli ha vinto i campionati, a parte il fatto non mi è simpatico. Va bene, come persona, no? come allenatore aspettiamo il lavoro. Ha vinto in Russia. Pure Patrizia ha vinto in Russia per il mondiale. ma Patrizia ha portato la medaglia allora in Italia. No, perché tu hai detto hai vinto i russi. In Russia ci abbiamo chi ha vinto veramente. In Russia hanno vinto tra russi e russi. Sì, ma che squadra aveva in Russia? Infatti. Faccio finire il mister, poi vorrei aggiungere una cosa. Vai, dillo. No, rispondilo, rispondilo, vai. No, stavo siamo dicendo in chiusura, vai. Adesso, prima che firmi, prima che inizi, già siamo in 7-8, ognuno ha una cosa discordante. Ma mi sembra anche giusto, però puntualizzo che qualcosa ha fatto, nel senso che insomma ha fatto giocare bene. No, ma io mister sono perdente nei confronti del mister, perché ho perso un Viareggio col mister, quindi no, scherzo. Però dico, facciamolo lavorare, è un allenatore importante, perché io preferisco lui. Ma tu ci hai parlato con lui, scusami? No, non ci ho parlato, perché l'ho visto l'ultima volta. No, ci hai parlato a Coverciano, quando vi siete... stavi insieme, no? Però caratterialmente, io quando ho visto parlare Spalletti, io personalmente sono andato sempre in confusione. Vabbè, che c'entra? È uno particolare. Fa poco. Io mi auguro che cambierà atteggiamento, perché io voglio capire. Però alla fine, ragazzi, se un napoletano piace capire buono. Se vinciamo, o se fa giocare bene, o se fa qualche risultato importante, è buono. Ci mancherebbe. Sicuramente, ma se non fa, o se ne... purtroppo non è buono. Noi sentirei proprio parlare, perché io passo più in silenzio stampo. No, stai tranquillo, non lo senti parlare. Quando scendono in gamba fanno quello che vanno loro. Ci arrivo fine 2 minuti fa, stiamo dicendo... La squadra che ha deluso, e cosa mo stiamo parlando? Un'altra volta siamo pronti per cominciare. La trasmissione sportiva deve parlare per forza. E tu l'hai dimostrato, dopo la sconfitta, hai detto: sono più forti, scendo in gambe e vado a vincere. No, aspetta. Poi ci dovessimo fermare sulla storia del Napoli. Non confondere. Scendere pure in Serie C. Non confondere. Io ho detto:
unico gioco col coltello tra i denti, io lo apprezzo. Unico, non gioco senza coltello, cioè, non lo apprezzo. Allora, che fino a 2 minuti fa, Mitch, che schifo, che cosa sta... Dico, no, il cuore di non è napoletano, come siamo fatti noi? Padre, ma sicuramente... Come siamo fatti noi? Domenica giochi il Napoli. Quelle persone, padre, ma di questo loro ne approfittano, che padre, stanno credendo di noi, padre, che sanno che non si mi scivano. Io credo una cosa invece a quello che hai detto tu, ha fatto una grande riflessione. Ha fatto la riflessione che noi abbiamo avuto il coraggio di dire certe cose che gli altri non dicono. Uno. Due, non abbiamo remato contro come hanno fatto parecchia gente e nell'ultima partita non so chi ha goduto, che fa finta che ti vogliono essere i tifosi delle altre squadre. Ed inoltre, qui esce fuori la verità, è normale che poi a priori c'è un qualcosa che ci appartiene. Dentro di noi c'è la passione e l'amore per la squadra della nostra città. Cioè, siamo nati. Tu invece dici, ma noi qua dobbiamo... No, Angelo, era tutto per dire, perciò fanno quello che vogliono loro, perché sanno che noi siamo così. Sarà sempre così. Forse quello che vogliono io e perdoniamo sempre. No, non è per... No, io no, 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 no. Con voi che loro che come ci cambiano. Lui ha parlato, io non, Gesù, io non li perdono. No, 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 Ciro. Io no, ho detto un'altra cosa, questa, io non li perdono quello che hanno fatto domenica. A me... Non li perdono, me lo porterò sempre. E non li perdono, come non perdoniamo il Napoli che ha perso lo scudetto col Milan tanti anni fa. E perché non lo perdoni quel Napoli? Che non ha no, non perdoniamo. O Napoli ci si in campo con Bigliardi, con Solo, Buscotto, 37 anni, Ferrari, Caffrebba, 38, perché non li perdono? E avevano ceduto 5 giocatori napoletani. Non perdono il direttore che aveva tolto questi giocatori e già aveva fatto fuori Carella, Ferrario, Giordano e Bagni. Questo è anticalcio. Perché io se tengo 5 giocatori che mi devono portare al traguardo dello scudetto, per me sono figli e quando avrebbero dovuto andare via erano ancora i figli, perché i giocatori che vincono vanno continuati ad essere amati, non come tengono la mentalità il nostro presidente attuale e come ce l'avevamo oggi allora, perché i giocatori vanno amati e anche rispettati, perché noi conduciamo la storia in questa trasmissione. È proprio difficile. E in realtà non sei d'accordo con quello che ho detto? No, no, di la verità. Difficile. Ma perché ragione, Angelo non è d'accordo con me. Chi era il 5-1 più forte in Napoli? Era il più forte in Napoli. Se no, Angelo, sono d'accordo. Cioè, tu non fai andare a Giordano in quel modo? A Giordano in quel modo? Non ci dimentichiamo però che molti... Giordano, non dico che ero a livello di Maradona, ma sì, stavamo là. Perché era... E chi è che però ha creduto a Moggi? Chi ha creduto a Moggi? No, non lasciamolo stare questo fatto per un problema... familiare non si può mandare, perché sennò a finire lo viene a sapere la moglie. Noi dovevamo mettere delle foto di un mio parente, però poi dopo, sai, chi viene a sapere la moglie, anche lei sta in male in ospedale, meglio evitare. Chi ha creduto a moglie? Vai, 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 vai. Io te l'ho già detto. Vai, vai. Non ci siamo, ti facciamo continuare. No, no, non voglio io non voglio esprimermi, perché bisogna vedere prima che cosa giudico un allenatore, prima che fa il suo lavoro, non lo so. Hai detto magari... che non ti piace caratterialmente, come allenatore non lo discuto. No, che caratterialmente? Ho detto non mi è simpatico come persona, non mi è simpatico. Sarebbe meglio, Perché una cosa è certa, cioè mettere 11 giocatori in campo, puoi dire anche fate quello che volete. Perché quando un giocatore gioca in Serie A, c'è il 10% vale l'allenatore, ricordi, il 10%. Il 10%, ti assicuro, il 10%. Erne, ho visto io, ho vissuto nelle stanze con Maradona e tutti gli altri. Con Maradona. Beh, allora scusami, quando hai vinto tu? Con chi hai vinto? Solo con Maradona. Ma così, vabbè. Ci parliamo, è normale che se poi parliamo con i giocatori, però i giocatori mediocri. Gli altri ci vuole. Scusate, ma i giocatori mediocri, parliamo di Gattuso, di Capello, di tutti qua. Parliamo di Gattuso per quello che ci riguarda. Che cosa ha fatto Gattuso quando avevi in campo Lobotka, Petagna, Maximovic? Ci sei mi spiegato? Che è valso Gattuso a questi giocatori? Manca la scientifica. Che balza, che balza. La scientifica. Non ti conviene, perché a difendere il presidente. Adesso mi hai invitato stasera perché serve un capo espiatorio. No, mai. Serve qualcuno da affondare. Tu ne sei uscito, Io non volevo venire, non ci volevo venire. No, e che ti ho fatto qualcosa? Non ci volevo venire. Ma perché ti stiamo offendendo allo zio? No, sì. Io mi auguro per la 30ª volta seguendoti che il presidente nostro faccia la squadra e che Spalletti sarà l'allenatore vincente. Me lo auguro da tifoso e appassionato. Ma sotto l'aspetto umano, la napoletana, no? La napoletana furbo, intelligente.
Non ci credo in questo presidente, negativo, ma da una vita. Negativo. Perché tu ci credi? Del no, qui l'ha innamorato, qua simpatizzato. È innamorato. C'ha due figli il presidente. Come c'ha? Lo sapevi? No, quattro. Sì. Tre e Angelo. Vabbè, che io conosco, gli altri non mi sono. Ah, perché non li conosci? Chi sono? Chi sono? Lui è Massimo, sono i due figli a Gesù. Ma proprio ci siamo. Sono innamorato. Siamo già oltre, sì, è finita da parecchio, vogliamo concludere in bellezza. Innanzitutto salutiamo i nostri ospiti perché sono stati molto gentili ad essere qui stasera con noi e si sono anche un po' sbilanciati, lo dobbiamo dire. Accogliamo con un applauso ancora Luca Blendo. Grazie. Ciao, Luca. È rimasto grazie fino alla fine, grazie. Adesso come grazie chiudi questa trasmissione? Chiudo con un mio brano del scorso album dal titolo Revolution, l'album, il brano si chiama Green Paradise, che non è inteso sull'argomento droghe ed eccetera, ma paradiso verde è la droga che è l'amore in questo caso, quindi dobbiamo inneggiare solo il bello, come è successo per Occhiali di Notte, dove abbiamo parlato delle realtà dei quartieri. Attraverso gli occhiali ci proteggiamo da tutto il male, vediamo soltanto il bene, certo. In questo caso vediamo il bene che è l'amore. La prossima volta non fare quelle canzoni equivoco, falla direttamente contro. No, quello è troppo diretto, perciò ah, vabbè, meglio così allora. Gennaro, perché salutiamo adesso. Il dubbio, come diceva Patrizio, nel dubbio i giovani non capiscono bene. Invece quando gli dai una... Vabbè, poi ogni brano, ognuno prende la propria considerazione. Portiamoli sul treno dei desideri ai giovani. La fortuna è di avere migliaia e migliaia di ragazzi che vi seguono. Noi stiamo attraversando un degrado generazionale pazzesco con i giovani. E voi che siete giovani dovete dare un bel messaggio a questi ragazzi. Noi dobbiamo lottare la criminalità, perché se la lottiamo la nostra città diventa la città più importante del mondo. Assolutamente, la mia musica... E potrebbe dare lavoro a tutti. Io ti do... La mia musica nasce come denuncia sociale e anche in questo brano denuncio Luca, quello che ti do, ogni quartiere non va bene. Ti do in 15 secondi il pensiero delle persone che già sono cresciute e che hanno una certa età. Sì. Ai giovani, alle persone di questa età non piacciono i giovani che fanno questa musica. Io te lo dico perché ne parlo con tutti. Lo so io cerco di adeguarmi perché so che purtroppo bisogna scendere a patti con i giovani per incontrarli, per venirsi incontro, perché non bisogna calpestare l'erba che cresce. Ma voi dovete crescere bene, quello è importante. I messaggi, come diceva Patrizio, cercate di farne tesoro, perché i messaggi sono importanti. Perché Gomorra ha mandato un brutto messaggio. Esattamente. Vi seguono. No, ma nella citazione di Gomorra... Allora, se uno come te dice a un ragazzo che se va nel mondo della criminalità, non pensa che va a guadagnare i soldi. Assolutamente. Tiene due strade in Dacchilo Mondo, o cimitero o carcere. Assolutamente. Non è io questo proprio dico nel brano, dico quando cito Gomorra non è una serie ma in realtà, nel senso che la serie sono attori, finisce dopo il ciak, dopo le riprese. No. La realtà ti porta sicuramente a una brutta strada, quindi Danne. Dobbiamo portare avanti una denuncia sociale, sì. E tenere occupati i giovani di realtà e di periferia come faccio io e tanti altri colleghi con progetti sociali. Dammi una data per venire a vedere lo spettacolo. Ragazzi, io da domani sera fino al 6 giugno sono alle ore 18, 19, 19, 20, sono due spettacoli, uno appresso all'altro. Continuando, non manca un attimo di fiato. Manca un attimo di fiato. Povero Patrizio. Quindi dal 28 al 6 giugno sono sta ancora sul ring. Al Museo Ferroviario di Pietrarsa con lo spettacolo. Pietrarsa, spettacolare. Pietrarsa per vedere Patrizio Oliva. Grazie Grande. Patrizio, a tutti voi, grazie Ernesto. Grazie a tutti, buona dal notte. Profondo del cuore, forza Napoli. Ci vediamo giovedì prossimo. Giovedì prossimo. Alle 20.45. Ma che ti do anche un'altra notizia. Noi continueremo anche il mese di luglio, di giovedì. Forse sarà anche una perché tu non sei rovinato, perché tu devi guardare e devi imparare. Quindi Gennaro, così all'altro devi anche venire, così quindi, di là vengo pure a trovarti. Quindi vado in vacanza e torno il giovedì per stare qui con voi, va Diretta, bene? Stai sempre con noi, è meglio. Un abbraccio, Gennaro, un abbraccio anche a Rita Russo che tu conosci, che sì. Un lutto ha perso la sorella. Va bene. Un bacio Rita, un bacione forte, ti abbracciamo affettuosamente, un abbraccio a tutte le persone che sono in difficoltà, tante brutte notizie a dire la verità. È vero. In questi ultimi tempi ne volevo dare uno, ma non posso perché così, la persona stare. Che mi segue poi dopo facciamo un guai. Queste cose bisogna dirle a volte con tranquillità. Fatemi dare un bacio a mio figlio Carmine che si ancora, è operato, sì. Non è stato molto bene, adesso sta meglio. Ti amo, amore mio, a te e tutti i miei figli. Chiudiamo con la musica. Luca Blendo, buonanotte. Grazie. A tutti, a giovedì prossimo. Grazie. Volesse tua pace, non spiragli luce, brinda sta vita mi invita a me. Meno male che tengo sta musica fantastica che
după asta-ș piage, va seama sărat. Aș băta mâna stel la cadent. Nu desidere și pres, fost realizat. Prin dameța mă sting vicherințe, mă sorident. Es lumună, fărnesă, rindas tu momentă. Cu te-a brăcea de fiangă, muresă, gundendă. La piendă și calfado, fau la picat. En el da ce bisogn, să stam mă semba fiangă. Tu acu și bella, mi-ai vaduat. Tu ar da să vă sembi încantat. E ca băleță, vă simă și-l condat. Staseră oardă lucru, tu-i mergi și tu șelă stelar. Green paradise, green paradise. Alunda n-am mă gesta la cea pice, n-a da fiam, n-a da fiam. Green paradise, green paradise. Caga vă stup viagea la metru, șelă oardam. Green paradise, green paradise. Carăna stele se-și primă, nu desideri. Green paradise, green paradise. Mințimă pătuta vidă, giranele mici fer. Green paradise. Green paradise, green paradise, green paradise, paradise. Wow, wow, wow. Visiamo il cielo perché crediamo in qualcosa. Se è fuori buio dentro c'è una luce luminosa. Sognare fa bene in questa vita ansiosa. Un desiderio è il punto di partenza ad ogni cosa. Devi credere che tutto si può conquistare. Devi sorridere anche se il mondo sta per crollare. Se ti senti solo arriverà l'amore. Grazie alla musica sono in grado di volare. Succede in questa notte magica, dormire insieme come abbiamo sempre sognato. Fare l'amore, guardarci, scatta la chimica. Non solo con Maria, come mi è sempre capitato. Green paradise, green paradise. Allontana ma che sta raggia picce, nata fiam, nata fiam. Green paradise, green paradise. Cagava sto viaggiando a metro, ce la guardam. Green paradise, green paradise. Carena stelle se-și primă, nu desideri. Green paradise, green paradise. Mințimă pătuta vidă, giranele mici fer. Green paradise. Green paradise, green paradise, green paradise, paradise. Questa raggia picce nata fiam, nata fiam. Green paradise, green paradise. Cagava sto viaggiando a metro ce la guardam. Green paradise, green paradise. Carena stelle se-și primă, nu desideri. Green paradise, green paradise. Insieme pătuta vidă, giranele mici fer. Green paradise. Green paradise, green paradise, green paradise, paradise. Con affetto volevo dirvi che faccio gli auguri innanzitutto a Massimo Sparnelli, che è il suo compleanno. Mando un abbraccio forte ad Antonella D'Agostino, ti raccomando rimettiti presto, così siamo pronti. Se ne va questo mese con Demme e c'è la prossima copertina, da domani le potete trovare presso i nostri sponsor. La guardiamo un attimo per cortesia, se la diamo. C'è, me l'ha data? Sì, allora me l'ha data nella gioia e nel dolore. Amiamo il Napoli e dal profondo del cuore forza Napoli. Presidente, facci sognare, ma non in negativo, in positivo. Ciao a tutti, buona serata, forza Napoli! Tifosi napoletani, è stato presentato da Euronix, Gruppo Tufano, Seaside, Piano Restaurant, Gruppo Parziale, Tifosi Napoletani, il mensile più azzurro che c'è. Da Euronix Gruppo Tufano fino al 2 giugno, super sconti fino al 30%! Normende Android TV 4K 46 pollici, tuo, a 349 euro. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata a settembre 2021. HP Notebook con SSD da 128 GB, tuo, a 299 euro. Euronix Gruppo Tufano, ti conviene sempre!
Rosticceria Imperatore, fondata nel 1906, tramanda da più di un secolo la passione per l'arte culinaria. Un'ampia scelta di rosticceria, partendo dalla nostra frittatina e tant'altro ancora. Un'ampia sala ristorante, primi piatti sia di mare che di terra. La famiglia Imperatore mette le esigenze del cliente al primo posto, selezionando con cura le migliori materie prime. Rosticceria Imperatore, da 4 generazioni al vostro servizio. Telefono 081 743 5629. Questo mese, tifosi napoletani, lo troverai presso i nostri sponsor. Passione, lealtà e competenza. Goditi i nostri articoli, ammira i nostri campioni. Per la tua pubblicità su Tifosi Napoletani chiama i numeri 081 741 3168 oppure 335 10 43 250. Sempre lo stesso Diego, il napoletano. Un bacio per tutta Napoli.